L'Asti è a un passo dalla storia, vuole vincere per conquistare il suo primo scudetto. Il Real Rieti proverà a rovinare la festa astigiana per allungare la serie alla bella che si disputerebbe dopodomani ancora qui ad Asti. Buonasera da Fabrizio Tumbarello e Massimo Rocconi. Benvenuti al Pala San Quirico di Asti per gara 4 della finale scudetto tra l'Orange Futsal di Asti e il Real Rieti. Dunque Asti è in vantaggio 2-1 nella serie e può giocarsi sul proprio servizio, ovvero nel proprio palazzetto, il primo match point scudetto per conquistare il suo primo titolo di campione d'Italia. Massimo. Beh, abbiamo visto che fino ad ora le prime tre gare il fattore campo ha contato poco, c'è stato tanto equilibrio. In gara 3 ha vinto l'Asti, però francamente il Real Rieti avrebbe meritato qualcosa in più, per cui noi ci aspetteremo anche oggi una gara molto equilibrata. L'Asti chiaramente parte nettamente favorita perché vorrebbe vincere anche una sola delle due gare previste qui ad Asti per vincere il primo scudetto, ma io credo che il Real Rieti oggi, che recupera Jeff probabilmente proprio all'ultimo minuto, potrebbe dare ancora filo da torcere. Un fattore importante potrebbe essere il caldo, fa molto caldo, le due squadre sono stanche, vengono da un'annata molto pesante e questo potrebbe fare la differenza. E dunque 2-1 nella serie, finora sempre saltato il fattore campo con il Real Rieti che ha vinto qui al Pala San Quirico 2-1 in gara 1. L'Asti invece è andato a vincere, ad espugnare per ben due volte il Pala San Nicolò di Teramo, dove il Real Rieti ha ospitato le sue gare interne di questa finale scudetto. In gara 2 l'Orange Futsal ha vinto 3-2 ai tiri di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, pareggio agguantato allo scadere a pochi secondi dalla sirena dal Real Rieti. Asti, che poi aveva sbagliato il primo rigore, è riuscito comunque nella serie di tre rigori a prevalere e poi ha vinto con lo stesso punteggio 3-2, ma è maturato al termine dei tempi regolamentari senza passare per i rigori anche in gara 3 con un gran gol di Bertoni nel finale. Le squadre che si affrontano per la settima volta in questa stagione, perché oltre alle tre finali scudetto che abbiamo appena citato e i due confronti in regular season terminati con un pareggio a Rieti 4-4 all'andata, il largo successo per 9-3 dell'Asti e qui in questo palazzetto nella sfida di ritorno, le due formazioni si sono affrontate anche nei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia al Pala Giovanni Paolo II di Pescara. Anche lì, come in gara 2 di questa finale scudetto, l'Asti ne vinse ai tiri di rigore. Questo ancora di più ci dice che sarà ancora una partita equilibrata. Tra l'altro l'Asti, che partiva secondo me favorita perché ha un roster maggiore e dei cambi con un minutaggio più basso, che alla fine in una serie così lunga possono fare la differenza, ha parecchi acciaccati, perché insomma abbiamo visto oggi in lista manca Crema, che è un giocatore importantissimo, ma De Luca è costretto a stare nei 12 e ha subito una brutta distorsione alla caviglia proprio in gara 3. E alla fine se recupera Jeff, il roster più o meno sono simili, e Rieti è una squadra coriacea, tenace, una squadra che non molla mai, sarà dura oggi per l'Asti, che però ha dalla sua tutto questo splendido pubblico che è incredibile come ha riempito già da 2 ore il palazzetto. Sì, entusiasmo alle stelle qui ad Asti, tutto esaurito, biglietti andati letteralmente in fumo, polverizzati in poche ore in prevendita, e dunque è stato allestito in piazza San Secondo un maxi schermo per consentire a tutti i tifosi Orange che non hanno trovato il biglietto per il Pala San Quirico di assistere a questa finale. Piazza San Secondo, che è il centro culturale, religioso e civile di Asti, perché ospita sia il municipio che la chiesa del santo patrono di Asti, appunto San Secondo. Dicevamo degli acciaccati, allora fuori per scelta tecnica Zanella e per indisponibilità Crema nell'Asti. Crema che si era infortunato in gara 2, in gara 3 è stato comunque schierato nei 12 da Cafu, che poi lo ha anche provato in campo, ma Crema ha rinunciato, non era al meglio Crema, uno degli ex di questa sfida. Dall'altra parte Jeff si è anche lui infortunato, un problema muscolare in gara 2. E ha continuato a giocare da portiere di movimento nel finale di gara 2 stoicamente,
grazie a lui il Real Rieti è riuscito a scongiurare la sconfitta nei tempi regolamentari, ad allungare quella gara ai rigori che poi invece sono stati favorevoli all'Asti, che dunque aveva pareggiato il conto della serie per poi portarsi in vantaggio due giorni dopo in gara 3, portarsi in vantaggio nella serie e dunque potersi giocare il primo match point scudetto in casa. Abbiamo già detto anche di De Luca, distorsione alla caviglia per lui in gara 3 e nei 12, ma insomma difficilmente lo vedremo in campo. Squalificato nel Real Rieti, ancora Maluco sconta il quinto dei 5 turni di squalifica per l'espulsione in gara 2 della semifinale contro la Luparense, e dunque Maluco per giocare questa finale scudetto deve sperare che i suoi compagni allunghino la serie alla bella a gara 5, che si disputerebbe ancora qui al Pala San Quirico. Il regolamento lo conosciamo, l'abbiamo già visto proprio in occasione di gara 2 al termine dei tempi regolamentari. In caso di parità si andrebbe direttamente ai tiri di rigore 3 per parte, senza passare per i supplementari e poi eventualmente a oltranza. Soltanto in gara 5, in caso di parità, dopo 40 minuti si discuterebbero 2 tempi supplementari da 5 minuti ciascuno e poi eventualmente i tiri di rigore. Abbiamo già detto, ricordato anche in occasione delle precedenti sfide di questa serie, che entrambe le squadre cercano il loro primo scudetto. Asti, che ha vinto la Coppa Italia due volte anche la Winter Cup, ma mai il titolo. Entrambe le squadre sono alla prima finale scudetto della loro storia. Il Real Rieti quest'anno ha conquistato il suo primo trofeo, la Winter Cup, spodestando proprio l'Asti, che tra l'altro non si è neanche aver vinto le prime due edizioni di questo nuovo trofeo della divisione calcio a 5. Quest'anno non si era neanche qualificato per le Final Four che si sono disputate al Pala Malfatti di Rieti, e che il Rieti ha vinto battendo in finale la Coggianco. Rieti, che aveva perso, aveva già disputato una finale, la finale di Winter Cup della prima edizione del 2014, sconfitto al Pala Infoplus di Bassano del Grappa in finale dall'Asti. Dunque queste due squadre si erano già affrontate in una finale, la finale di Winter Cup 2013-2014. Stavolta si sfidano in questa finale scudetto che è giunta al quarto atto, Massimo. In questo quarto atto molto coraggio da parte di Mario Patriarca, che schiera una squadra ultra offensiva all'inizio con 3 attaccanti. È evidente che lui vuole sorprendere l'Asti, che come al solito parte col suo quintetto titolare, un quintetto sperimentato, un quintetto di esperienza. I due portieri che stanno parando alla grandissima, diciamolo, possono fare la differenza. Purtroppo per i Rieti in gara 3 c'è stato un infortunio abbastanza grave per Nicoli, che ha preso un gol, una brutta papera, che ha consentito all'Asti in un momento difficilissimo di ritrovare il pareggio, e poi quella splendida giocata di Bertoni ha dato la vittoria all'Asti in una partita che Rieti francamente aveva giocato forse meglio. Lo speaker sta annunciando le formazioni, allora vediamole pure noi. Intanto salutiamo in regia il nostro Pietro Sollecchia e andiamo a vedere le formazioni, i quintetti, partendo dagli ospiti, dal Real Rieti. Proprio mentre le squadre fanno il loro ingresso in campo, li vediamo agli ordini dei direttori di gara: Alessandro Malfere di Rovereto, il secondo arbitro è Francesco Peroni di Città di Castello, terzo arbitro Giuseppe Parente di Como, il cronometrista è Rocco Morabito della sezione arbitrale di Vercelli. Questo è il quintetto scelto da Mario Patriarca: Nicoli in porta, Cozzini in difesa, Saulle e Zanchetta laterali, con Ettore Pivò in panchina. Per il tecnico del Real Rieti ci sono Ghiotti, Andrea Romano, Geffe, Martinelli, Scappa, Rafinha e Listro. L'Asti risponde con questi 5 e Spindola in porta, Nora in difesa, Duarte e Bertoni esterni, con De Oliveira in avanti. In panchina per Cafu ci sono Sergio Romano, Folladore, il capitano Ramon, De Luca, Scimanghigno, Bocao e Casassa. Squadre al centro del campo, tra poco verrà intonato l'inno italiano, l'inno di Mameli. Grande entusiasmo qui al Pala San Quirico, tutto colorato di arancio e nero. Asti in maglia bianca,
in completo bianco con inserti arancio, Real Rieti con il tradizionale, la tradizionale maglia a strisce azzurro amaranto, pantaloncini azzurri, calzettoni amaranto. Avete visto anche la coppa, il trofeo che si potrebbe assegnare oggi in gara 4 in caso di successo dell'Asti, ora viene portato al centro del campo oppure al più tardi dopodomani nell'eventuale gara 5. Tra poco l'inno di Mameli verrà cantato dalla cantante Leonora Anselmo. Dunque questo era l'inno della Repubblica Italiana a 5 giorni dalla festa, dal settantenario della festa della Repubblica, e dunque tra poco inizierà questo quarto atto della finale scudetto tra Asti e Real Rieti. Massimo, Real Rieti che è cresciuto tantissimo dalla finale che ricordavamo di 2 anni fa in Winter Cup a Bassano del Grappa. Onestamente bisogna riconoscere che ha fatto un gran lavoro Mario Patriarca, ha fatto una grandissima annata, ha fatto terzo però con gli stessi punti del Pescara che è arrivato secondo, e l'Asti nel giro del ritorno ha fatto praticamente quasi bottino pieno. È una squadra che è partita in sordina, non ce l'aspettava nessuno, era un underdog, una sfavorita come si dice in gergo underdog, insomma è una squadra che poi ha sorpreso tutti, ha vinto in 2 gare dal quarto di finale, ha sofferto un po' in semifinale però era anche normale, poi è arrivato in finale, è venuto qui a vincere l'Asti gara 1. Poi chiaramente, anche se nessuno ha mai detto niente, è stata sfavorita anche dal fatto che ha dovuto giocare in campo neutro le partite in casa, gara 2 e gara 3, però nonostante questo si è comportata da grande, perché gara 2 ha pareggiato e poi ha perso i rigori e gara 3 ha perso a 3 minuti dalla fine con quello splendido gol di Bertoni, però ripetiamo ancora una volta, avrebbe meritato sicuramente di più. E forse Real Rieti che meritava di andare ai rigori, di pareggiare nei 40 minuti gara 3, ma Asti che invece avrebbe meritato di chiuderla già nei tempi regolamentari in gara 2, dunque alla fine le due sfide sì, si sono compensate da quel punto di vista. Sì, però l'Asti poi l'ha vinta in realtà gara 2, mentre Real Rieti poi la gara 3 l'ha persa, per cui c'è questa piccola differenza che è la differenza che c'è in questo momento nella serie. Potrebbe averla persa anche, avrebbe voluto perderla, scusate, anche ai tiri di rigore, anche gara 3. Dunque Rieti che comunque ha dimostrato di poter vincere qui al Pala San Quirico, lo ha dimostrato in gara 1 portandosi in vantaggio a sorpresa in questa serie.
dicevamo, rispetto alla finale scudetto, alla finale di Winter Cup di 2 anni fa, quando il Real Rieti arrivò nettamente sfavorito e perse 4-1 contro l'Asti, la finale della prima edizione della Winter Cup. Stavolta, insomma, la squadra di Mario Pagliarchi è arrivata per giocarsi le sue carte, ha fatto passi da gigante il Real Rieti in questi 2 anni. Adesso verrà osservato un minuto di raccoglimento al centro del campo per la scomparsa ieri della mamma di Ghennunna, il secondo portiere del Real Rieti. Dunque il minuto di raccoglimento qui al Palazzo San Quirico. Noi ovviamente facciamo le condoglianze a Ghennunna, il secondo portiere del Real Rieti, che oggi ovviamente non è a disposizione, ha lasciato il ritiro ed è tornato a casa appunto per questo lutto che lo ha colpito. Il calcio d'avvio di questa gara 4 della finale scudetto verrà battuto dal Rieti, che in questo primo tempo attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Si attende soltanto il fischio di Malfer, che arriva in questo istante. Dunque inizia questa gara 4 della finale scudetto, che potrebbe, come abbiamo detto, essere decisiva. L'Asti ha un appuntamento con la storia, il Real Rieti farà di tutto per provare a farlo arrivare in ritardo a questo appuntamento. C'è subito una rimessa laterale in favore dell'Asti dopo appena 13 secondi di gioco effettivo. E vediamo subito il cambio di tattica da parte di Rieti, che viene su alto a pressare. Nelle altre partite è rimasto basso cercando le ripartenze, e qui sa che deve cercare assolutamente di fare gol, di vincere la partita, non può più attendere. Micoli ha recuperato il pallone, se l'è portato in area con i piedi per poterlo far suo con le mani, poi ha servito lungo Hector, costretto ad arretrare nella propria metà campo, servire Corsini, poi Saul ancora da Corsini, uno degli ex di questa sfida. Qui l'uscita di Espindola, il gol di Zanchetta che sblocca subito il risultato, porta in vantaggio il Real Rieti dopo appena 45 secondi di gioco. E qui Espindola ha esagerato, è uscito troppo al centro del campo, era una situazione non difficile, c'era la marcatura, rivediamo qua, anche se l'aveva perduta un po' la marcatura, De Oliveira come al solito in fase difensiva sempre in ritardo. Qui è stato bravissimo Zanchetta, freddissimo ad approfittare della situazione e a mettere dentro con un pallonetto a metà campo, vantaggio che ha gelato il Palazzo San Quirico. Ha letteralmente gelato il Palazzo San Quirico per Zanchetta, che è il capocannoniere della regular season, il secondo gol in questa finale scudetto, il secondo gol qui al Palazzo San Quirico, aveva deciso gara 1 con una rete a 2 minuti e 38 secondi dalla sirena del secondo tempo. L'abbiamo rivisto il gol, Spindola che sempre un grande tempismo nelle uscite, sceglie sempre molto bene il tempo delle sue uscite, stavolta in netto ritardo, forse aveva anche commesso fallo su Hector, in ogni caso regola del vantaggio, fallo che comunque non era stato ravvisato né dal primo né dal secondo arbitro, e comunque se anche lo fosse stato, insomma, sarebbe stata regola del vantaggio sfruttata alla perfezione da Zanchetta, che da centrocampo quasi ha infilato la porta lasciata sguarnita colpevolmente da Espindola, ha portato in vantaggio il Real Rieti. Sì, abbiamo detto però il Rieti ha sfruttato sempre il pallone alle spalle, attenzione. Nora servito da Bertoni, torna ancora da Bertoni, De Oliveira, Nora che potrebbe entrare anche lui nella storia, ma nessun giocatore ha vinto per 6 volte lo scudetto. Lui a quota 5 potrebbe dunque arrivare a 6
unico giocatore in Italia. Qui Micoli raccoglie il pallone al secondo minuto di gioco. Finisco il concetto, ecco, anzi, purtroppo no, non finisco il concetto, vai te. Duarte, ricevuto da De Oliveira, lascia partire un sinistro che sfiora il palo alla sinistra di Micoli, Massimo. Si fa sorprendere troppo alle spalle dal Rieti, dalla prima gara, da gara 1 che fanno questa giocata, e sempre De Oliveira è il giocatore che si fa sorprendere in fase difensiva. Qui il fallo di Duarte su Zanchetta, calcio di punizione in favore del Real Rieti, anche il primo fallo del match. Sì, qua preso sul tempo, Duarte usa l'esperienza, però fa ostruzione. Bertoni per Duarte, De Oliveira, Duarte, Nora, palla recuperata dal Real Rieti, ora Saul con la sporcatura di Hector, Zanchetta vince il contrasto con Bertoni, serve all'indietro con la suola, un compagno che non c'è, poi chiede il cambio al suo posto Ghiotti, rimessa laterale già battuta dall'Asti. Un po' impacciato in questo inizio l'Asti, che non riesce a imbastire azioni offensive concrete, mentre Rieti vediamo che pressa molto alto, attenzione qui Duarte. Duarte alla recuperata da Saul, Hector va da Ghiotti. Va Duarte e spazza in fallo laterale, rimessa per la squadra di Mario Patriarca. E questo non è un buon sintomo, perché era in vantaggio netto, Duarte poteva sicuramente gestire meglio questo pallone, invece lo scaraventa fuori, sintomo di nervosismo. Lancio di Saul, non c'è intesa con Ghiotti, rimessa laterale in favore dell'Asti, batterà Sergio Romano. Grande spolvero in queste finali. Sì, ha giocato davvero bene, sempre concreto. Qui ancora una volta un'indecisione in uscita palla di Bertoni, che scaraventa in fallo laterale per i Rieti, molto vicino al calcio d'angolo, una sorta di calcio d'angolo, un regalo. Due gol per Romano in queste finali, una in gara 1 per il momentaneo pareggio. Intanto il miracolo di Spindola su Hector, si riscatta la grande Spindola dopo l'errore che è costato il primo gol all'Asti, salvando miracolosamente in spaccata sul tapin da due passi di Hector. Ancora una volta, purtroppo mi duole dirlo, si fa sorprendere alle spalle De Oliveira sul secondo palo. Rimessa laterale in zona d'attacco per il Real Rieti, vicinissimo al gol del raddoppio. Dicevo di Romano, gol a segno in gara 1 e in gara 3. Hector fermato da Romano, che poi scivola. Hector per il tiro, ancora il miracolo di Spindola in spaccata, stavolta dall'altra parte con l'altro piede, con il sinistro sul tiro di Ghiotti. Lo stiamo rivedendo. Due parate strepitose da parte di Spindola che fanno pari con il gol preso, che è stata un'ingenuità. Saul, la battuta del corner. Corsini, ancora Spindola. Se la più facile, anzi sicuramente la più facile delle sue tre parate, ma comunque si è fatto trovare pronto. Rimessa ancora per la squadra di Patriarca. Ghiotti all'indietro per Corsini. Ma nella prima parata, quella sul secondo palo, quello devi essere veramente bravo, perché devi leggere la situazione, altrimenti non arrivi mai in tempo. Eh sì. Un grande riflesso anche da parte di Spindola. Nora per Romano, ancora Nora. Nel colpo di testa di Ghiotti, Corsini all'indietro per Saulo, che mette giù con il petto. Nel frattempo è entrato Scimanghigno per De Oliveira. Hector ricomincia da Ghiotti, quindi Corsini. Ancora Ghiotti. Micoli. Il lancio di Micoli, palla direttamente sul fondo per la rimessa da parte di Spindola. Chiama uno schema praticamente inutile, perché non stanno pressando i giocatori, per cui uno schema di uscita pressing che non serve. Folador per Nora, ancora Folador. Romano, Folador, gira per Bocao. Scimanghigno a terra, non c'è fallo da parte di Corsini. Ghiotti si attarda nella conclusione, favolisce l'intervento in scivolata di Folador, che devia in calcio d'angolo. Non se l'è sentita di servire Hector Ghiotti, e poi a quel punto era troppo tardi, non avendolo servito subito. Poi l'Asti ha chiuso quella linea di passaggio. Adesso il tiro di Hector alto sopra la traversa, troppo larga, attenzione.
Scimanghini aggancia alla perfezione con il destro, poi va alla conclusione con il sinistro di poco alta sopra l'incrocio dei pali alla destra di Micoli. Non c'è tempo di commentare un'azione che subito c'è un'altra. Bravissimo qua, perché è in ritardo, vede che Jeff sta rientrando, prova ad anticipare il portiere con la punta di sinistra ma spedisce alto. Ma qui grave ingenuità del Real Rieti, che ha lasciato tutto solo Scimanghini a tu per tu con Micoli. In pratica si è scoperta troppo la squadra di Patriarca, che è già andata almeno in un paio di occasioni vicinissima al raddoppio. È andata più vicino il Real Rieti al 2-0 che l'Asti all'1-1. Romano, sì, è un Asti particolarmente nervoso soprattutto nell'impostazione. Scimanghini prova a tornare da Ramo, da Romano, che stava accorrendo. Il rinvio di Ghiotti con il petto fuori area e Spindola, Folladore. Conclusione di Folladore, sfidato al tiro da Ghiotti che va a murarlo. Rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra di Cafu. Troppo intelligente in fase difensiva Ghiotti. Prima a murate, ancora adesso, vedi, lo fa calciare perché è lì posizionato bene e non c'è rischio. Questo è proprio un tiro inutile da parte di Bocao da metà campo, con la postura del corpo messa male, palla spedita altissima. Deve cercare di giocare di squadra l'Asti se vuol riprendere la partita, perché Rieti sicuramente gioca di squadra. Il rinvio con le mani di Micoli direttamente sul fondo dalla parte opposta. Ora ci sarà la rimessa da parte di Espindola che serve Romano. Folladore di prima per Scimanghini, che però veniva incontro, e dunque rimessa laterale per il Real Rieti quando siamo giunti già al quinto minuto di gioco del primo tempo. Risultato che vede il Rieti in vantaggio 1-0. Con questo risultato si andrebbe alla bella di questa finale scudetto, proprio come due anni fa nella finale tra Real Rieti e tra Acque Sapone e Luparense, finale vinta proprio a gara 5 dalla Luparense. È un Asti irriconoscibile fino a questo momento, e sicuramente manca di personalità, gioca solo palla nei piedi, non c'è smarcamento, non c'è giocatore che fa movimento per aiutare il compagno. Scimanghini all'indietro per Bocao, si fa vedere Romano, la palla è per lui, Romano all'altezza della linea centrale, apre per Scimanghini, ancora Romano. Scimanghini, Folladore, Scimanghini, Bocao. Bocao, forse c'è fallo ai suoi danni, lasciano correre gli arbitri, allora Bocao è costretto a mettere in calcio d'angolo. Saul all'indietro per Rafinha, Jeffe, il capitano. Zanchetta, va via molto bene, serve Rafinha, tutto solo in area, ancora Espindola in calcio d'angolo. Ma no, difesa veramente inesistente qua, esce Bocao, non c'è aiuto da parte di nessuno, nell'opposto non viene dentro, addirittura Sergio Romano, anche se in ritardo, cerca di chiudere Scimanghini oltre la linea palla, tutto molto male. Qui poteva, doveva fare meglio Rafinha, la conclusione di Saul esterno della rete. Rafinha si è letteralmente divorato il gol del 2-0. Qui anche Saul qua ha calciato male, aveva tutto lo spazio per andare a cercare la porta. Sta giocando davvero meglio Rieti, dovrebbe approfittarne per andare al doppio vantaggio, perché l'Asti sicuramente prima o poi verrà fuori. Ramon, il capitano, all'indietro per Folladore, che prolunga per Scimanghini. Ramon, la conclusione di Ramon, respinta con il petto dall'altro capitano, Jeffe. Folladore, Ramon, ancora Ramon, porta il pallone in fallo laterale. Rimessa per il Rieti al sesto minuto. Sì, quantomeno un giocatore di personalità, va lì, tenta l'uno contro uno, va alla conclusione, insomma probabilmente è lui che deve dare la scossa, il capitano. Squadra impaurita quella dell'Asti, ancora una volta alle spalle, attenzione. Qui non riesce ad agganciare Saul sul rinvio con i piedi da parte di Micoli. Folladore mette giù Scimanghini. Palla in fallo laterale. Non c'è sostegno, palla Scimanghini, tutti e tre dietro. Non può fare il miracolo Scimanghini. Bocao. Punta Rafinha. Va dall'altra parte da Folladore. Scimanghini. Folladore. L'errore di Folladore. Hector ruba palla, fermato da Ramon con il mestiere Folladore.
riuscito a fermare Hector senza commettere fallo, qui invece commette fallo Rafinha e si becca il primo giallo del match. E ci può stare perché Ramon ha riconquistato una bella palla, c'era campo aperto 2 contro 2 fronte alla porta, Ramon ha spostato palla, fallo necessario da parte di Rafinha, ammonizione. Però in precedenza Pollard, l'ingenuità clamorosa, aveva perso palla da ultimo. Primo ammonito del match, dunque Rafinha al 7° minuto, 1-1 il conto dei falli. Bocao la battuta del calcio di punizione, intanto è entrato Massimo De Luca, dunque non aver smaltito la distorsione alla caviglia che si è procurato la settimana scorsa in gara 3. Bocao, il tiro di Bocao ancora una volta, mira completamente sballata, conclusione alle stelle. E non so, qui ha fatto una curva proprio al momento di andare a calciare, probabilmente si è sbilanciato. Lui è uno che calcia molto bene con la punta, però la difesa e la barriera erano posizionate molto bene. Ramon alla battuta della rimessa laterale nel favore dell'Asti, il tocco per Nora, poi palla che in qualche modo torna a Nora, il traversone al centro, non ci arriva De Oliveira, Ramon si scusa con Nora, forse voleva servire più profondo De Oliveira, la palla è stata intercettata da Nora che se l'è portata avanti col petto, poi ha provato ad andare al centro da Cimanghino, che non, da De Oliveira, che non ci è arrivato per un soffio. Rimessa laterale per il Real Rieti, e si lamenta secondo me giustamente Nora per un fallo di Hector. Messa stavolta per l'Asti, tifo incessante dei tifosi Orange. Capiscono le difficoltà della squadra, stanno cercando di aiutarvi chiaramente. Vediamo se cambierà qualcosa, per questo fino a questo momento Rieti fa merito al vantaggio. De Luca, il lancio per Ramon di testa, Rafinha rischia l'autogol o anche di servire l'assist a porta vuota per Ramon che non ci arriva per un soffio, comunque alla fine efficace. Anche se è rischiosa la chiusura di Rafinha in calcio d'angolo di testa. Il gol da parte di De Oliveira, non c'è fallo. 7° minuto, 6:57 il pareggio dell'Asti alla prima vera occasione con De Oliveira. Sì, su questo calcio d'angolo protestano molto i giocatori del Rieti che sostengono che si è aggiustato il pallone con la mano. È stato molto veloce, vediamo qua. Eh sì, proprio stoppata sul colpo di testa di Corsini. C'era la mano. Stop con il braccio destro. E il gol. Sì. Nettissimo. Sì, lì. No, l'arbitro li deve fischiare perché ha ottenuto un vantaggio troppo grande in quell'occasione di Oliveira. Da sottilizzare sulla volontarietà o meno. No, è troppo un vantaggio in quell'occasione, chiaramente, però siamo 1-1. Vediamo anche un fallo di mano in area dell'Asti in gara 3, nel finale di gara 3, dopo il 3-2 di Bertoni, non è fischiato un fallo di mano, se non ricordo male, di Romano. Sì, era calcio di rigore in quel caso, che avrebbe potuto portare la sfida ai rigori, visto che mancava pochissimo al 40° minuto. Corsini, sì, all'indietro per Rafinha. E Rieti però ha peccato, attenzione, perché sicuramente poteva stare in vantaggio, doppio vantaggio, invece c'era solo 1-0. Qui Ramon esagera perché chiaramente ha sbagliato tante palle sotto rete e le due parate di Espindola a questo punto fanno la differenza. Eh sì, due, anche tre, considerata anche quella su Rafinha, una su Hector, una su Ghiotti, entrambe in spaccata, e un'altra in uscita su Rafinha. Colpo di testa da parte di Bertoni, di testa a Ghiotti per Rafinha, soprattutto le occasioni di Hector che però più di così non poteva fare, e di Rafinha che invece si è letteralmente divorato il gol del 2-0. In queste due occasioni è stato strepitoso Espindola. Ramon Asti invece alla prima vera occasione è riuscito a trovare il pareggio, tra l'altro gol abbiamo visto viziato da un fallo di mano di De Oliveira. Nora, De Luca, Bertoni all'indietro per Nora, preso in controtempo dal passaggio delle compagne, rimessa in zona d'attacco per il Real Rieti.
due volte poi ha rimbalzato il pallone nella mano, nella prima l'ha stoppato, nel secondo, nella seconda volta si è aggiustata. La rimessa di favore del Rieti al nono minuto di gioco del primo tempo. Ghiotti scambia con Corsini, ancora Ghiotti fermato da Bertoni, rimessa ancora per la squadra ospite, Rafinha ricevuto da Corsini, ancora Rafinha, il tiro di Rafinha, Duarte anticipa anche Spindola e mette ancora in fallo laterale. Sì, qui bravo Duarte a fare la difesa alla porta, centralmente riesce a respingere, però è sempre Rieti che sta facendo la partita, non si è disunita la squadra di Patriarca dopo il gol del pareggio e continua ad insistere. Hector se ne va sulla linea di fondo ma portandosi il pallone oltre la linea stessa e dunque c'è rimessa per Spindola. Rimessa per Spindola al nono minuto del primo tempo. De Luca con la suola per Nora, mirato da Corsini, però c'è fallo di Hector su De Luca ed è dunque secondo fallo, 2-2 il conto dei falli. Sì, vediamo se è liberato qui Hector, perde il tempo, non lo vuol far partire e commette un fallo abbastanza evidente davanti agli occhi di Malfer. De Luca per Bertoni, all'indietro da Duarte. De Luca ha visto il movimento di Bertoni che prova a servire di prima Nora che voleva la palla in profondità, lo ha anche indicato al compagno. È un po' quello che ti dicevo prima, stanno giocando solo palla nei piedi, invece l'intelligenza di Nora lo porta a cercare la palla negli spazi. Lancio di Micoli, Zanchetta, ancora un'uscita da parte di Spindola avventata, poi c'è il fallo di Zanchetta su Spindola. Rivediamo qui in ritardo cosmico, ovvero Spindola sulla linea laterale, poi guadagna in qualche modo un fallo, è il terzo commesso dal Real Rieti. Sì, però va benissimo che lui legge le situazioni, però alcune volte è esagerato uscire in quel frangente perché chiaramente c'è il difensore e diventa inutile che tu vai a raddoppiare sul difensore perché rischi solamente di con un rimpallo che il pallone termini nei piedi dell'avversario che lo depositi in rete. Eh sì, l'abbiamo detto, ricordato più volte, il portiere deve uscire solo se è sicuro al 100% di prendere il pallone, di anticipare tutti, soprattutto in zone del campo la linea laterale nei pressi della linea centrale, cioè zone dove l'avversario può davvero far poco se il portiere è in porta, cioè anche la difesa schierata. Sicuramente dove il pericolo non c'è è inutile che esce il portiere, perché riconquistare un pallone non significa poi creare un'occasione da gol, mentre perderlo può creare un'occasione da gol per gli avversari. Romano, Nora, Follador, Duarte fermato da Zanchetta, non riesce a servire Corsini, lamenta un fallo Zanchetta. Micoli centralmente per Ghiotti, fermato da Duarte, dal raddoppio di Duarte dopo il contrasto con Follador. Nora giustamente vuole un taglio senza palla da Romano. Duarte all'indietro per Follador, quindi Nora che punta Zanchetta, ma dall'altra parte da Scimanghigno. Follador, Scimanghigno va via, Ghiotti che lo mette giù, c'è calcio di punizione per l'Asti e quarto fallo del Real Rieti quando siamo entrati da 19 secondi nella seconda metà del primo tempo. Qua francamente secondo me doveva usare il giallo, perché il fallo è un fallo tattico, saltato di netto con la finta e con la palla che scorre, Ghiotti non può far nulla, commette un fallo tattico, qui c'è il cartellino giallo tutta la vita. Mi trovi d'accordo, quarto fallo del Real Rieti, due ne ha commessi l'Asti, tre falli consecutivi dunque della squadra di Patriarca. Bocao, Romano prova a girarsi su Corsini che lo mura, allora Saul fermato da Scimanghigno, ma la rimessa laterale è per gli ospiti all'undicesimo. Geffe, Corsini, Saul,
Mancini. Saul a tirare palla il Rieti. Jeff rischia su Scimanghigno. Jeff che non sta bene, Jeff che viene utilizzato con contagocce, chiaramente è un giocatore importante di peso che può dare anche fiducia ai compagni, però non è al 100%. E se non fosse una finale scudetto, una, la penultima o l'ultima addirittura partita della stagione, difficilmente Mario Patriarca lo avrebbe rischiato, avrebbe concesso il tempo per poter recuperare. Ma come detto, siamo alla fine di una lunga stagione esaltante per entrambe le squadre. La conclusione da parte di Bocao, deviata in calcio d'angolo dall'uscita di Micoli. Anche qua, per esempio, Micoli secondo me è uscito in maniera avventata perché la palla è molto larga, c'è poco angolo per Bocao e Micoli ha rischiato che con un pallonetto Bocao trovasse la porta libera. Conclusione di Capitan Ramon, palla alta sopra la traversa, rimessa per Micoli al 12° del primo tempo, risultato di parità 1-1. Calciato bene, con violenza, palla è finita alta, però ha fatto bene, l'ha aggredita, attenzione. Sì, grande recupero di Ramon che mette in fallo laterale, rimessa per la squadra di Patriarca. Qui fa un gran recupero, però era lui che aveva perso la fase difensiva. Buon per Lasti che è riuscito lui a recuperare. Jeffe per Hector, quindi Rafinha, Hector all'indietro ancora per Jeffe. Saul punta Scimanghigno. Saul dall'altra parte per Jeffe, lo stop a seguire, poi palla rubata da Romano che si ferma. Serve Scimanghigno all'indietro da Bocao. Ramon punta Rafinha al 12° minuto, va da Scimanghigno nell'angolo, si torna da Ramon dall'altra parte per Romano, il tiro di Romano che chiede forse il massimo, cioè ovvero un calcio d'angolo. Voleva il secondo pallo dove c'era Bocao, però ha ottenuto un buon calcio d'angolo. Adesso molto meglio Lasti, dopo una partenza sprint Rieti un po' si è spento. Scimanghigno prova il cucchiaino dopo il contrasto con Jeff, palla sul fondo, Rafinha, tiro di Rafinha, Romano in calcio d'angolo, Ramon in calcio d'angolo. Azioni da una parte e dall'altra, non c'è tregua, non c'è nessun momento di pausa, le squadre si attaccano in continuazione. Jeff, battuta del corner, il colpo di testa di Rafinha, palla sul fondo. Lo schema bellissimo, sfortunato qui. Perché Scimanghigno non ci crede, aveva fatto una gran cosa Romano. Eh sì, ma ha fatto veramente una gran cosa, ma lui deve andarci, deve crederci, perché di quella posizione non ottiene nulla, doveva seguire l'azione. Saul, punta De Luca, Saul. Ora sull'out di sinistra del fronte offensivo del Real Rieti, poi il non look per Jeff, quindi Rafinha, ancora Saul, Rafinha entra sul sinistro, torna nel cerchio di centrocampo da Saul che ha aperto per Jeff, poi il pallone che termina nel fallo laterale, non ci arriva Bocao, buon per Lasti perché non c'era nessuno del Real Rieti pronto a raccogliere quel passaggio. Ma qualcuno deve avvisare Bocao che lì non c'è nessuno, eh. C'è poca comunicazione in fase difensiva tra gli uomini dell'Asti. Ramon alla rimessa, il lancio a cercare De Oliveira che non può arrivare e dunque si prenderà con la rimessa dal fondo di Micoli al 13° del primo tempo, sul risultato di 1-1 in gara 4 della finale scudetto. Rafinha, Saul prolunga per Rafinha, palla direttamente sul fondo in fallo laterale, la battuta di Ramone che non si intende con De Luca, allora la rimessa invece per la squadra di Patriarca. Questa è una grandissima occasione perché c'era campo aperto, era distratto Sergio, Massimo De Luca, attenzione. Corsini per Rafinha, Saul
punta Ramon che lo mette giù, non c'è fallo di Ramon a giudizio di Peroni che era lì a due passi. De Oliveira si divora letteralmente il gol del 2-1, si infuria De Luca con il compagno. Abbiamo rivisto qui da dietro l'intervento di Ramon, poi De Oliveira, De Luca si lamenta, ma insomma, arrivava un po' in ritardo, non l'ha visto De Oliveira, era sì, dietro De Luca. Erano 3-1, però potevano continuare a passarsi il pallone fino a quando non c'era possibilità di metterla dentro. Attenzione, De Luca stavolta va servito De Oliveira, De Luca prova a ricominciare da Bocao, guadagna rimessa laterale per il tocco di Hector. E comunque De Luca ha sbagliato un gol incredibile perché Ramon gli aveva dato una palla fantastica. De Oliveira, scusa, non De Luca, incredibile. La palla di Ramon era perfetta nella transizione. Dubbio l'intervento di Ramon, con il quale il capitano dell'Asti aveva rubato palla. Micoli per Rafinha. Saul Corsini, lancio dell'ex Corsini per Hector di testa per Rafinha. Rafinha fermato molto bene da De Luca, poi De Oliveira lanza sul pallone, elude l'intervento difensivo di Corsini. De Oliveira, Bertoni per De Luca, il gol del 2-1, Asti in vantaggio, ribalta la situazione, Laurent Futsal con De Luca al 14esimo, 15:53. Gran gol, veramente un gran gol, nasce tutto dalla palla rubata proprio da Massimo De Luca e poi parte la ripartenza, bellissimo il taglio, vedi, De Luca accompagna, numero da parte di Oliveira, taglio in parallela da parte di Bertoni che scarica sul secondo palo, appuntamento perfetto per De Luca che mette dentro, gran gol davvero da parte dell'Asti. Eh sì, sarebbe probabilmente entrata lo stesso la palla di Bertoni perché De Luca l'ha toccata proprio sulla linea di porta. Comunque gol meritato per il nazionale italiano, soprattutto perché è stato lui con quella palla rubata a iniziare l'azione. Saul, Zanchetta, ribaltato dunque il punteggio l'Asti, era partito sotto con il gol dopo appena 45 secondi di Zanchetta. Saul vince il duello con Duarte, poi viene fermato, poi Spindola evita la rimessa laterale, Micoli per Zanchetta. Saul, Zanchetta, Rieti che non ha capitalizzato quella partenza sprint, dall'altra parte invece la partenza a rilento, partenza a shock per l'Asti che è andato subito sotto, e Rieti che ha sfiorato in almeno due se non tre circostanze il possibile raddoppio, poi l'Asti alla prima occasione ha trovato il pareggio con De Oliveira. Abbiamo rivisto il gol dell'Asti, abbiamo visto la pigrizia con la quale Rafinha non è tornato in fase difensiva dopo essersi fatto intercettare la palla, De Luca è andato a accompagnare l'azione e Rafinha è entrato con la lentezza esasperante e alla fine il vantaggio di De Luca ha fatto la differenza. Rimessa laterale per Laurent Futsal al 16esimo minuto di gioco del primo tempo. Nora, Bertoni chiude il triangolo con Nora che prova a tornare da Bertoni, Zanchetta in scivolata, palla che poi si impenna e scavalca la traversa, calcio d'angolo per l'Asti. Grande cosa qui da parte di Zanchetta perché l'1-2 Nora Bertoni era perfetto, Nora col destro che non verso il piede aveva cercato Bertoni sul secondo palo, intercetta e mette in angolo Zanchetta con una grande difesa. Viene asciugato il parquet nell'area di rigore del Real Rieti. Eh sì, questo è fallo, questo è fallaccio da parte di Ramon, è entrato in netto ritardo, un pestone sul piede. Sì, quella però è l'occasione in cui De Oliveira ha messo fuori, per cui alla fine sì, c'era il fallo, sarebbe stato il terzo fallo per l'Asti. Grazie a Pietro Tollecchia in regia. Sì, perché dal replay quello dietro la porta che avevamo visto non si era capito bene, ma avevamo avuto l'impressione, per quello che avevamo parlato di episodio dubbio, ma in diretta abbiamo avuto la netta impressione che l'intervento di Ramon fosse falloso e ora il nostro Pietro Tollecchia ci ha sciolto anche gli ultimi dubbi. Nora all'indietro per Folladore,
poi la palla in fallo laterale, la rimessa per il Real Rieti. Sta giocando una grande partita Nora sotto il profilo difensivo e sotto il profilo della personalità, veramente molto bene, riesce sempre ad anticipare, poi pulito sempre negli interventi, non commette falli, mai ingenuità. Ettore, uno contro uno con Nora, un'occhiata ai compagni che arrivano in netto ritardo. Ora Ghiotti ad alimentare l'azione offensiva del Real Rieti. Geffe, Ghiotti all'indietro, ancora per Geffe. Il colpo di testa da parte di Ettore. Ramon. Intervento falloso da parte di Hector. Scimanghigno cinturato da Ghiotti che poi gli porta via il pallone senza commettere fallo. Hector, Zanchetta a terra, lamenta un blocco che non c'è. Geffe per Ghiotti, palla sulle fondo, rimessa per Espindola. L'arbitro non ha considerato fallo qua. Sì, a mio avviso c'era fallo perché Romano lo ha bloccato con le due mani mentre ripartiva. Il lancio di Espindola, qui l'uscita di Micoli, ancora avventata, acrobatica. Zanchetta, Espindola fallosamente ammonito, no, il fallo è di Zanchetta, ammonito Zanchetta, il suo secondo fallo è danni di Espindola in uscita ed è anche il quinto fallo del Real Rieti in questo primo tempo. Becchi e Ruggi che vengono, se non mi ricordo male, da gara 2, vediamo sì, è entrato, sì, sì. Sì, sì. È entrato sulla caviglia destra di Espindola, fallo nettissimo. Secondo ammonito del match, entrambi del Real Rieti, nessuno dei due era diffidato. Attenzione, per l'eventuale gara 5. Qui De Luca, la parata da parte di Micoli, poi la rimessa, il calcio d'angolo, attenzione qui, Hector deve stare attento, ha alzato un po' il gomito, un po' troppo su De Luca. Guardiamo anche qui con Hector in gara 2, meritava l'espulsione. Un pugno, un gancio in faccia a Scimanghigno. Qui Hector mette l'avambraccio al collo, sul collo di De Luca. Niente di gravissimo comunque. Cioè, beh, rispetto al pugno di gara 2. Assolutamente, cioè, un po' di nervosismo è fisiologico, una squadra che è partita grande, stava dominando, poteva fare il secondo e il terzo gol. Adesso si ritrova sotto per 2-1, è chiaro che c'è un po' di nervosismo essendo già sotto 2-1 nella serie, in gara 4, puoi lasciare lo scudetto qui, però occorre mantenere la testa fredda, soprattutto nei momenti decisivi della gara, poi soprattutto se già 5 falli, dobbiamo considerare anche quello. 3 minuti e 21 secondi al termine del primo tempo. Ghiotti, Zanchetta per Hector, Hector all'indietro, ancora per Zanchetta, la conclusione di Zanchetta murata da Scimanghigno, rimessa laterale per il Real Rieti, nervosissimo Zanchetta. Infatti Geffe allarga, da grande giocatore qual è, da giocatore esperto, allarga le braccia come dire stiamo cadendo nella trappola, invece di giocare pensiamo a litigare, a tirare da lontano, hanno perso completamente il gioco di squadra e Geffe lo capisce e giustamente si arrabbia. Ancora non arrivano time out in questo primo tempo. La conclusione di Ghiotti, il miracolo di Espindola che non si lascia piegare le mani dal destro di Ghiotti che ha impattato benissimo di controbalzo. Che tiro che aveva fatto Ghiotti, perfetto, la volea era perfetta, grandissima parata di Espindola. Ma anche la giocata col petto di Hector era molto buona. Hector. Zanchetta guadagna rimessa laterale per l'intervento di De Oliveira, sempre 17° del primo tempo. Ha ripreso coraggio il Rieti che aveva accusato l'1-2 di De Oliveira e De Luca che hanno ribaltato il risultato. Geffe per Hector, era ottima l'idea ma c'è Bocao
De Oliveira, il tiro che contesta la rimessa laterale De Luca. Si sta giocando una gran partita De Luca, infatti sta avendo un minutaggio sopra la media, soprattutto se pensiamo che è reduce da una distorsione alla caviglia, era in forte dubbio. Qui centroaria Ghiotti e De Oliveira ripresi da Malfer. Gioco ancora fermo, siamo entrati nel 18° minuto, da 14 secondi. De Luca per Duarte, il controllo orientato, poi va da Bocao che pasticcia col pallone. Ancora Duarte, ruba palla a Hector, accompagnato a sinistra da Saul. Hector, Ghiotti, ancora in spaccata, in uscita, e Spindola nega il secondo gol al Real Rieti. Contropiede costruito benissimo qui dalla squadra di Patriarca. Si disquadra, come deve giocare Rieti. Si sono passati la palla sempre al compagno meglio piazzato, qui è arrivata Ghiotti che ha stoppato ma gli ha rubato lo spazio e il tempo, e Spindola ancora una volta bravissimo. Azione di stampo rugbistico del Real Rieti, azione alla mano con tutti i passaggi in orizzontale, di poco all'indietro, e poi la conclusione di Ghiotti. Qui c'è il terzo fallo dell'Asti, fallo appena al limite dell'area, stiamo rivedendo, calcio qui di punizione quasi dal dischetto del calcio di rigore. Ovviamente però ci sarà barriera, la distanza è quasi la stessa, ma c'è la barriera che può piazzare e Spindola. Ma Hector è molto bravo a cercare lo spazio, qui ingenuità da parte di Bogao, giocatore spalla alla porta, come Ghiotti che non è neanche un attaccante, non devi dargli punizione, devi soltanto marcarlo e fargli scaricare la palla indietro. Hector con il destro, da lì può far più male, di Zanchetta col sinistro, palla che filtra, ma c'è la parata di Spindola anche con l'aiuto di Duarte, da giudicare dall'esultanza del numero 8 dell'Asti. Sì, mi sembra Duarte proprio. Eh sì, Duarte con fa il un movimento petto, col braccio che rischia molto, la palla la prende col petto ma fa un movimento col braccio che poteva ingannare l'arbitro. Sì, però, avrebbe potuto ingannare l'arbitro, però insomma colpisce il pallone col petto, e anche in quel caso, anche se avesse colpito con il braccio, non avrebbe aumentato il volume del corpo e dunque non sarebbe stato sanzionabile il tocco eventuale con la mano. Sì, però se tu fai quel movimento puoi destare qualche sospetto e l'arbitro magari, vedi che lui allarga il gomito sulla destra, rivediamo, poi la prende con il petto, però è un rischio. Eh sì. Saul Corsini, ancora Saul, ancora occasione dunque poco fa per il Rieti con Hector per il secondo gol. La conclusione di Rafinha, non c'è deviazione, c'è rimessa dal fondo quando manca 1:50 al termine del primo tempo. No, c'è calcio d'angolo, c'è stata la deviazione, c'era sembrato in effetti. Ma in effetti Nora si è posizionato benissimo, adesso non so se ha toccato o no, però aveva coperto completamente la porta. Angolo battuto da Saul per Corsini, ancora Saul costretto ad arretrare, la rimessa laterale è comunque per il Real Rieti. Saul dentro per Rafinha che riesce ad anticipare Folador. Corsini, ancora Rafinha, ricomincia da Micoli. Partito Zanchetta, il rinvio di Micoli direttamente tra le braccia di Spindola che poi schiaccia il pallone per terra per Duarte che si gira su Saul. Duarte finta con il sinistro, poi va dall'altra parte da Bertoni che a quel punto si era fermato. Saul ricevuto da Rafinha, poi va da Zanchetta che alza la palla per Corsini, ancora Saul, stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo tempo. Corsini, Rieti non si è perso d'animo né sull'1-1 né sul 2-1 per l'Asti, continua a fare il suo gioco e lo fa molto bene. Ha avuto solo un momento di sbandamento, o meglio di nervosismo, la squadra di Patriarca sul 2-1, poi si è subito riorganizzata. Siamo nell'ultimo minuto, 56 secondi e 7 decimi alla sirena dell'intervallo. Zanchetta, Saul, ha visto Rafinha, il movimento centrale di Corsini che riceve, scambia con Saul, ancora la combinazione tra i due, poi Zanchetta per Rafinha. Zanchetta fermato in fallo laterale da Bertoni.
Rimessa per il Real Rieti a 36 secondi e 2 decimi dall'intervallo. Ricordiamo Rieti 5 falli, per cui deve fare molta attenzione, soprattutto questi ultimi 36 secondi, invece può spendere ancora 2 falli. La squadra di Cafu è particolare, curioso, nessuno dei due allenatori ha chiesto il time out nel primo tempo, non ha utilizzato. Questo non vuol dire attenzione. Hector, arriva Nora, poi Corsini di prima prova a servire Rafinha di testa. Nora deve fermarsi con i Rieti per evitare di incappare nel sesto fallo. Bertoni, Rafinha, grande diagonale difensiva in calcio d'angolo, in scivolata. Questo vale un gol, questa scivolata di Rafinha, perché Bertoni si è liberato perfettamente dell'avversario. Ancora una volta sorpresi sul rinvio del portiere. Ovviamente viene asciugato il parquet dopo la lunga scivolata di Rafinha. 17 secondi e 4 decimi dalla sirena del primo tempo. Calcio d'angolo per l'Asti, che può tentare un'ultima conclusione. C'è Bertoni alla battuta del corner. Attende l'ok di Malfer, il fischio arriva in questo istante. Bertoni mette giù il pallone, va da Romano, anticipato da Saul. Saul tiene in campo il pallone perché aveva visto Hector, poi scambia con Corsini. Saul, c'è il fallo fischiato da Peroni, che inizialmente ha lasciato proseguire per il vantaggio, ma ha visto che il vantaggio non si concretizzava e dunque è andato a sanzionare il quarto fallo dell'Asti, quando mancano 8 secondi e 8 decimi. Non è questo il fallo, era quello a centrocampo su Corsini. Sì, Nora l'ha spinto, era in ritardo come sul fallo tattico. Ancora asciugato il parquet. Eccolo qua, lo stiamo rivedendo. È questa qua, la spinta da dietro di Nora su Corsini, poi qui l'intervento di Romano sul pallone su Saul. A quel punto Peroni è tornato sulla sua decisione e ha visto che non si concretizzava il vantaggio per il Rieti e ha fischiato il fallo di Nora. Corsini alla battuta del calcio di punizione per Saul, c'è spazio per un ultimo tiro del Real Rieti. Saul prova ad andare da Hector, ora manca un secondo allo scadere del primo tempo, si va negli spogliatoi per l'intervallo con l'Asti in vantaggio 2-1 sul Real Rieti. I gol di Zanchetta dopo appena 45 secondi per il vantaggio della squadra di Mario Patriarca, poi l'Asti ha ribaltato il punteggio con le reti di De Oliveira al settimo e di De Luca al 14° minuto. Noi ci fermiamo ora soltanto per un minuto, torneremo tra poco ancora in diretta. World Grand Prix di volley femminile, giovedì alle 23.30 su Rai Sport 1 HD. L'emozione è sempre forte. Sono 24 anni che coltivo questo sogno. Sul ring ci saliamo tutte insieme. Perché lo sport è di tutti. Non ho mai smesso di crederci. Questo sport è la mia vita. Quest'anno a Rio, io vinco l'oro. Bentornati al Pala San Quirico, dunque siamo nell'intervallo di Asti Real Rieti, gara 4 della finale scudetto. Asti in vantaggio 2-1, se riuscisse a condurre in porto questo punteggio, questo parziale, la squadra di Cafu si laureerebbe per la prima volta nella sua storia campione d'Italia. Rieti che era partito benissimo con il gol del vantaggio realizzato da Zanchetta e poi col raddoppio sfiorato più volte, e poi è arrivata la prima occasione, il gol invece dell'1-1 dell'Asti.
gol di De Oliveira, viziato anche da un fallo di mano di De Oliveira, e poi il raddoppio di De Luca. Poi il Real Rieti ha avuto anche le occasioni per il 2-2 nel finale del primo tempo, ma non è riuscita a superare un super Espíndola che però ha gravi colpe sul vantaggio iniziale di Zanchetta. Hai fatto un'analisi perfetta, perché Espíndola è proprio il protagonista della partita fino a questo momento. Espíndola che dopo 45 secondi con quell'uscita avvantata ha messo la partita dalla parte del Real Rieti, che ha avuto tante occasioni per raddoppiare, non l'ha sfruttata. L'Asti ha aspettato il momento opportuno per colpire, lo ha fatto sul calcio d'angolo, c'era anche il fallo di mano, anzi per la verità due falli di mano da parte di De Oliveira, e poi dopo ha trovato fiducia la squadra di Cafu e ha trovato il secondo gol grazie a una bellissima giocata da parte di De Luca, che prima ha rubato palla, poi ha avviato il contropiede con De Oliveira, taglio per Bertoni che ha messo sul secondo palo, e a quel punto insomma l'Asti ha trovato serenità e fiducia, però partita ancora aperta perché è molto equilibrata. E dunque Asti in vantaggio 2-1 in questa gara 4, Massimo. No, dicevo, è una partita equilibrata sulla carta e come tutte le altre tre naturalmente, e credo che assisteremo anche a un grande secondo tempo. Il pubblico qui si diverte, la partita è bella, le due squadre attaccano da una parte e dall'altra e sicuramente sono due squadre che hanno meritato di disputare questa finale. E dunque ci ha raggiunto in postazione Luca Toniolo, il manager, l'anima del Real e non solo, squadra campione d'Italia 2015-2016 del campionato non udenti della FSSI, la Federazione Sport e Sordi Italia, squadra che dunque ha vinto lo scudetto nella Final Eight di Reggio Emilia battendo in finale Torino. Real e non solo, squadra nata a Rivoli ma che poi si è spostata a Carneredo in provincia di Milano. Intanto buonasera e benvenuti, vi chiedo appunto come insomma, ci parli un po' di questo futsal che si gioca in silenzio. Allora, prima di tutto devo ringraziare Rai 2 Sport che ci ha ospitato, è un ringraziamento non soltanto dal punto di vista sociale ma anche sportivo, per far crescere comunque i giovani sordi italiani. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook, Reale non solo, vedete all'interno delle immagini, degli articoli, delle foto, per conoscere la nostra storia dal 2010 a oggi. Grazie alla vostra attenzione e un saluto a voi tutti. Grazie a Luca Toniolo, il manager della squadra Real e non solo. Ora invece siamo con l'allenatore Carlo Michalizzi. Dunque avete vinto il campionato per la seconda volta, no? Avevate già vinto nel 2011, è la terza volta. Ora insomma, quali sono le prospettive anche europee? Sì, chiaramente quest'anno ci troveremo a disputare la Champions League che si disputerà a Siviglia nel febbraio 2017. Abbiamo allestito una rosa di primo ordine per cercare di competere e arrivare tra le grandi in quella competizione, ma non trascuriamo chiaramente l'ambito italiano, dove comunque vorremmo confermarci anche per il futuro. Dunque è stata una grande stagione culminata appunto con questa Final Eight vinta a Reggio Emilia. Sì, siamo partiti come un outsider, una squadra che doveva crescere, doveva migliorare nel tempo. Abbiamo avuto forse la fortuna, la capacità anche di farci trovare pronti in quella competizione, e dopo aver battuto ai quarti di finale i campioni in carica del Genoa abbiamo dovuto lottare fino in fondo in finale con il Torino, ed è stata una partita entusiasmante conclusa ai calci di rigore che ci ha visto trionfare. Per fortuna siamo stati bravi a portare a casa il titolo, probabilmente anche meritatamente. Grazie, dunque complimenti al Real non solo, ricordiamo campione d'Italia 2015-2016 del campionato non udenti della Federazione Sport Sordi Italia FSSI. Grazie, dunque noi ci fermiamo nuovamente per la pubblicità perché tra poco comincerà il secondo tempo di Asti Real Rieti. Grazie e complimenti ancora.
Nuovamente collegati in diretta con il Pala San Quirico di Asti, dunque siamo ancora nell'intervallo di Asti e Real Rieti, 2-1 per l'Orange Futsal al termine del primo tempo. Ora gli ultimi 20 minuti di questa gara 4, se il Real Rieti non riuscirà a ribaltare il risultato, l'Asti diventerebbe campione d'Italia per la prima volta. Qui stiamo vedendo ancora le azioni salienti del primo tempo, abbiamo visto il gol di De Oliveira, Corsini lamentare il fallo di mano, lo stop con il braccio sinistro da parte del pivot dell'Asti, fallo di mano non ravvisato da Malfer che ha consentito all'Asti di trovare il pareggio. Poi è arrivato anche il 2-1 di De Luca. Qui stiamo vedendo una delle ripartenze da parte dell'Orange Futsal con De Oliveira che si divora la doppietta personale e il possibile raddoppio, raddoppio che poi arriva poco dopo questa palla rubata da De Luca. La Veronica da parte di De Oliveira che poi serve Bertoni e De Luca che va a chiudere l'azione che aveva avviato lui rubando palla, va a chiuderla sul secondo palo con il tocco proprio sulla linea di porta a scippare il gol al suo compagno di squadra Bertoni che aveva deciso con un gran gol il gara 3 al Pala San Nicolò di Teramo. E dunque Asti che si ritrova in vantaggio al termine del primo tempo, quanto meritatamente lo chiedo a Massimo Ronconi. Ma a mio avviso poteva essere un pareggio il risultato più giusto, perché la prima parte di primo tempo Real Rieti ha dominato, poteva anche raddoppiare, c'è stato un grande spindola e il gol del pareggio l'hai ricordato tu, è inutile che lo faccio anche io, è viziato da un fallo di mano abbastanza netto e dopo c'è stato il gol del 2-1 molto bello da parte dell'Asti e poi il Real Rieti però non si è disunito, ha continuato a giocare e ha cercato il pari, ancora una volta è stato molto bravo e spinto la sua uscita uno contro il portiere di Ghiotti e alla fine insomma, tutto sommato il pareggio sarebbe stato più giusto, però c'è l'Asti in vantaggio. Rieti deve fare qualcosa di più, si sente alla fine in queste quattro gare la mancanza di un giocatore come Maluco che ha fatto la differenza anche nella regular season, un giocatore che lì davanti fa reparto da solo e che soprattutto dà tanta profondità al gioco del Rieti. Squadre che sono rientrate sul parquet per il secondo tempo, il calcio d'avvio verrà battuto dall'Asti che in questa ripresa attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi e che deve cercare di proteggere questo vantaggio per conquistare il suo primo titolo di campione d'Italia. Staremo a vedere invece la tattica del Real Rieti che ora dovrà anche insomma, sbilanciarsi. Certo il vantaggio dell'Asti è minimo, ci sono 20 minuti da giocare, con il Rieti può insomma con calma cercare il pareggio. Squadra al centro del campo, si attende il fischio di Malfer per l'inizio di questo secondo tempo. È tutto pronto, vediamo ancora una volta un Real Rieti all'assalto con i tre attaccanti e con Jeff, prova ancora una volta a mettere dentro Jeff, chiaramente è un giocatore molto importante, troppo importante, perché il metronomo del Rieti è un giocatore che può dare i tempi giusti. Ghiotti è un gran difensore, Rafini è un giocatore che fa bene le due fasi, ma a gestire la partita ci dovrebbe pensare uno come Jeff che non è in condizione ottimale. Dunque Rieti inizia intanto il secondo tempo, Rieti che riparte con Micoli, Jeff, Zanchetta, Saul ed Hector, Asti invece con Espindola, Bocao, Follador, Ramon e Scimanghigno. Jeff al volo di prima per Zanchetta, quindi Saul fermato da Follador, palla in fallo laterale, rimessa per il Real Rieti. Si lamenta Saul, ma credo che non abbia allargato il braccio Follador. Bocao si è fermato, Hector lo ha visto, Follador non l'aveva visto, Bocao che evidentemente ha colpito Hector al momento di prendere il tempo, per l'anticipo, colpito involontariamente Hector al volto. Abbiamo visto inquadrato anche il presidente Pietro Paoli, presidente del Real Rieti. Rivediamo qui. Palla
che viene restituita all'Asti, rimessa al laterale per la squadra di Cafu. Batterà Folladore, se ne sono andati 29 secondi di gioco effettivo nel corso della ripresa. Lamentano un fallo con l'Orange Futsal, si continua a giocare. Scimanghigno, Zanchetta, Saul, fa salire Geffe, Hector termina a terra, palla recuperata da Amicoli, Saul, ancora scintille tra Bocao ed Hector, Saul mette fuori il pallone. Un minuto esatto, se n'è andato nel corso della ripresa, inquadrato Cafu, Hector a terra si rialza. Primo tempo abbiamo visto molto nervosismo nel finale e poi le squadre sono un po' calmate, soprattutto il Real Rieti che aveva accusato la botta del raddoppio da parte di De Luca. Ora però ancora nervosismo, subito in avvio di ripresa nonostante l'intervallo, insomma, nonostante gli spogliatoi, le due squadre abbiano avuto tutto il tempo di calmarsi, soprattutto quella di Mario Patriarca che deve pensare principalmente a trovare il pareggio. Lo ha fatto notare anche Jeff qui, adesso stanno un po' esagerando Hector e Bocao, stanno cercando di far cadere nel tranello l'arbitro qua, Malfer è un arbitro molto esperto, insomma sarebbe ora che pensassero a giocare tutti e due. Qui Hector con il petto intercetta il lancio con le mani di Espindola, poi perde palla, c'è il fallo di Nora ai danni di Hector, anzi no, Malfer va a segnalare il primo fallo, evidentemente ha visto un fallo di Folladore su Hector, perché fa battere il calcio di punizione dal punto dove c'è stato il contrasto appunto tra il numero 10 del Real Rieti e il numero 5 dell'Asti. Primo fallo della ripresa, calcio di punizione affidato a Zanchetta al secondo minuto, il tiro di Zanchetta ancora in spaccata, Carlos Espindola in calcio d'angolo. Chiama lo schema 10 adesso Jeff, vediamo se Rieti riuscirà a concretizzarlo. Hector perde palla, contropiede 2 contro 1, Ramon per Scimanghigno, il salvataggio miracoloso di Saul sulla linea di porta in rovesciata, poi la conclusione di Nora, Micoli in spaccata e Scimanghigno che non trova la porta per il tapin da 2 passi con Micoli a terra. Palla in fallo laterale. Strepitoso, il recupero di Saul è stato strepitoso perché Scimanghigno è stato intelligente, ha giocato col cucchiaino per ingannare Micoli, era riuscito a passare, il recupero straordinario da parte di Saul. Lo rivediamo, perfetto l'assist di Ramon. Grandissimo intervento da parte di Saul che ha letteralmente tolto il pallone dalla porta, poi anche la parata di Micoli. La conclusione da fuori da parte di Nora, Zanchetta punta Ramon, scucchiaia il pallone per Ghiotti che incrocia di controbalzo, palla alta sopra la traversa, già stavano gridando al gol i tifosi dell'Asti, la gradinata dietro alla porta, difesa in questo secondo tempo da Micoli, calcio d'angolo per la squadra di Patriarca. Chiama lo schema 5, Saul alla battuta del corner, dentro per Corsini che non ci arriva per un soffio. Ora molto fair play invece tra Corsini e Spindola dopo le ruggini di poco fa, invece tra Hector e Bocao. Sì, ma sono scontri quelli Hector e Bocao, quello tra Zanchetta e Spindola che hanno dei precedenti nelle altre gare, gli altri sono sempre comportati in maniera pulita e onesta con un grande fair play. Saul con qualche scaramuccia ci sta, insomma è una finale scudetto, niente di gravissimo se non, lo ricordiamo ancora, quel gancio destro di Hector in gara 2 danni di Scimanghigno in pieno volto che meritava il rosso non visto dagli arbitri. Saul
ricomincia dalla linea di centrocampo. Sì, però adesso stanno giocando singolarmente, cosa che non ha mai fatto Rieti, ha sempre giocato di squadra. Adesso Saul per esempio, attenzione, ancora una palla rubata da Capitan Ramon che va giù nel contatto con Ghiotti, cartellino giallo per Ghiotti, calcio di punizione per l'Asti, primo fallo della ripresa del Real Rieti e terzo ammonito della squadra di Patriarca. Non ci sono ammoniti nell'Asti, giallo per Ghiotti dunque al terzo della ripresa. Nel primo tempo erano stati ammoniti Rafinha al settimo e Zanchetta al 17°. E questo doveva essere un rosso perché Ghiotti nel primo tempo meritava di essere ammonito sul fallo su Scimanghigno, che era riuscito a liberarsi, era andato verso la porta, era stato graziato e qui questa grazia gli ha consentito di commettere questo fallo nel secondo tempo. Terzo minuto della ripresa, calcio di punizione in favore dell'Asti. Duarte, il tiro deviato in calcio d'angolo dalla barriera. Si lamenta Nicoli, non ho capito di cosa. Bertoni, la battuta del corner. De Luca, Duarte non riesce a prolungare con il tacco, spalla alla porta. Rimessa laterale in favore della squadra di Mario Patriarca al terzo minuto sempre del secondo tempo. Rafinha per Saul, fanno sentire ancora i tifosi Orange. Rafinha, Ghiotti all'indietro per Corsini, Saul, ricordiamo palla San Quirico, tutto esaurito e maxi schermo allestito in piazza San Secondo nel cuore della città piemontese, nel cuore di Asti. De Oliveira all'indietro per Carlos Espindola, il rinvio di Espindola, di testa Corsini per Saul. Rafinha perde il contrasto con De Oliveira, De Oliveira comincia da Espindola che apre per Bertoni, Bertoni sopra la linea centrale, Bertoni finta il tiro, poi va da Romano, colpisce male Romano nel tentativo di servire Nora sul secondo palo. Ghiotti per Saul, Saul punta Bertoni, Saul ritorna da Ghiotti, la conclusione di Ghiotti deviata da Romano. Corsini si accontenta della rimessa laterale al quarto minuto di gioco del secondo tempo. È un Rieti che non molla mai, continua a giocare ed è pericoloso. Qui blocco addirittura viene fischiato a centro area. È un Rieti che sta strameritando questa finale perché ha dimostrato che può giocarsi alla pari sotto di un gol, nonostante una grande prima parte del primo tempo, con tutto il pubblico che tifassi e tutto l'altro, non ha smarrito la personalità e sta continuando a giocare per vincere. Romano per De Oliveira, Corsini, la rimessa laterale per il Rieti, l'ultimo tocco di De Oliveira. Saul, Corsini, Rafinha, Ghiotti all'indietro per Saul. Saul sul secondo palo per Ghiotti, la respinta di Espindola, poi De Oliveira va via a Corsini che va a commettere fallo, anzi no, c'è la rimessa laterale. De Oliveira si è portato il pallone oltre alla linea laterale dal fischio del secondo palo dell'arbitro Peroni. Il Romano ha rubato palla, Bertoni, Bertoni in uscita, Micoli due volte anche sul tapin da terra di Bertoni, strepitoso soprattutto il primo intervento. E qui si lamenta De Oliveira di una trattenuta e viene ammonito per proteste dall'arbitro Malfer. È il primo ammonito dell'Asti ed è anche il primo dei giocatori ammoniti questa sera che era diffidato, e dunque De Oliveira salterebbe l'eventuale gara 5 se oggi il Rieti riuscisse a vincere. Sì, in effetti c'è stata una trattenuta da parte di Corsini, però era nelle migliori condizioni possibili Bertoni e ha mancato un gol clamoroso, anche grande Micoli nell'uscita. Rafinha, Ghiotti, Corsini, ora Corsini, palla in fallo laterale. Oliveira che era stato ammonito al Palazzo a Nicolò, e ora questa sera dunque terzo giallo consecutivo, ne aveva maturati due, ed è Oliveira nelle sfide tra i quarti e le semifinali, e dunque
al quinto giallo, scatta la squalifica. Se si andrà a gara 5 Lassi non potrà contare su uno dei suoi pivot, mentre invece rientrerebbe Maluco nel Rieti. Ma ora stiamo a questa sfida. Lassi in vantaggio 2-1, 2-2 contro dei falli, calcio di punizione in favore del Real Rieti al quinto del secondo tempo. Sì, qui c'è stato fallo di De Oliveira su Zanchetta. Attenzione a queste punizioni, perché Zanchetta calcia davvero con molta violenza e lì basta una piccola deviazione per mandare la palla dentro. Zanchetta, la battuta del calcio di punizione, parte Rafinha, viene incontro Ghiotti, si allinea la barriera, viene incontro anche Corsini, il tiro respinto, poi la palla che viene recuperata da Micoli. Schema buono, molto bene la fase difensiva, qui mi è sembrato De Oliveira che è riuscito a respingere. Corsini, un certo tocco di De Oliveira, la rimessa è in favore dell'Asti al quinto minuto esatto. Qui aveva salvato proprio De Oliveira, ma il tiro di Zanchetta era destinato sul fondo, quale è stata respinta da De Oliveira. Bocao all'indietro per De Luca, che apre per Duarte, affrontato da Hector. Duarte ricomincia da Espindola, poi si allarga per ricevere eventualmente le passaggi di ritorno del suo portiere. De Oliveira a terra, c'è il fallo di Corsini, è il terzo fallo da parte del Real Rieti. Ingenuo qui Corsini, l'uomo spalle alla porta, non devi spingere, l'arbitro è a 2 metri ed è clamoroso questo fallo che potrebbe essere fondamentale. Già 3 falli, mancano quasi 15 minuti. Geffe, il rinvio da parte di Micoli. Ghiotti al centro, non c'è nessuno. Scimanghigno, Duarte accompagnato da De Luca. Duarte lascia De Luca, preso in contropiede dal passaggio del compagno, dalla suolata di Duarte. Poi Ghiotti termina a terra, la rimessa laterale è per l'Asti. Si lotta su tutti i palloni qui con grinta Duarte e De Luca, poi si trascina palla fuori Ghiotti. De Luca lascia a Espindola, il rinvio di Espindola, Micoli blocca il pallone. Continuano le scaramucce tra Hector e Bocao anche a palla lontana. Stavo guardandoli, li stavo osservando. Rimessa laterale per il Real Rieti con Saul. Hector indietro per Zanchetta, ancora Hector, prova a girarsi su Bocao, poi Espindola in calcio d'angolo, batte Hector rapidamente, Saul per Zanchetta, errore da parte di Saul. Qui Espindola a terra, 7° minuto della ripresa, gioco fermo, sempre 2-1 per l'Asti, vantaggio maturato nella prima frazione di gioco. Qui stiamo vedendo, questo era uno sfondamento da parte di Hector, poteva stare il fallo del numero 10 del Real Rieti, che poi ha battuto rapidamente il calcio d'angolo con il portiere dell'Asti a terra. Sì, sarebbe meglio per tutti e due se pensassero a giocare invece che a cercarsi in mezzo al campo per darsi qualche bottarella. E Spindola rinvia direttamente tra le braccia di Micoli, che serve poi Saul dall'altra parte per Geffe. Corsini, Geffe, palla di ritorno troppo lunga per Corsini, e Spindola rinvia, Saul anticipa Nora, poi prova a servire Hector che non ci arriva, rimessa laterale per l'Asti al 7° minuto della ripresa. È un momento di stanca della partita, le due squadre stanno respirando. Saul, palla in fallo laterale, rimessa per Nora che va all'indietro da Espindola. Geffe mette anticipo su Scimanghigno, di testa Hector all'indietro per Micoli che può bloccare con le mani. Geffe, Saul, Folladore ha rubato palla, Folladore murato da Corsini, grande azione di Folladore.
Ma Corsini fantastico qui, bravo Nora a mettere pressione, poi Follator è bravo, finta, rientra, dribbling su Jeff e Corsini mura in maniera perfetta. Nora lancia per Scimanghigno che mette giù, perché Scimanghigno è un ex come Crema che oggi è indisponibile, De Luca, Cafu e dall'altra parte Corsini. Jeff per Corsini, messo giù da Nora, c'è calcio di punizione per Rieti, 3-3 le contro dei falli in questo secondo tempo quando mancano ancora 12 minuti e 39 secondi al termine. E questo può essere un fattore, quello dei falli, soprattutto con le due squadre stanche, nervose, può essere determinante. Nel primo tempo Rieti è arrivato a 5 falli, i primi falli sono arrivati abbastanza tardi, poi però il Rieti era arrivato fino a commettere il quinto fallo, ne ha commessi 4 l'Asti, ma all'ultimo, se non ricordo male, proprio quasi allo scadere del primo tempo. Ora già siamo 3-3 dopo 7 minuti e mezzo, il rinvio da parte di Spindola va direttamente in fallo laterale, dovrà battere Saul. Quindi continua a salire l'Asti, vuole pressare alto, non vuole stare lì basso a giocarsi la partita. Ricordiamo che portiere in movimento sicuramente può essere un fattore nei minuti finali con l'inserimento da parte del Real Rieti se il risultato fosse ancora di 2-1 per l'Asti. Duarte va a commettere il quarto fallo, si lascia ingolosire Duarte, ma commette un fallo ingenuo, è già il quarto, anche il fattore falli insomma può essere un fattore, l'abbiamo appena ricordato, 4-3 ora il conto dei falli in gara 2, è stato decisivo nei 40 minuti il portiere di movimento del Real Rieti che è riuscito ad agganciare il pareggio, a prolungare la sfida ai tiri di rigore con il tocco sotto porta di Hector a 5 secondi dalla sirena, poi ai rigori però l'Asti è riuscita a vincere nonostante l'errore iniziale di De Oliveira che si è fatto parare il tiro da Micoli, è andata a segno Hector con il primo rigore, poi due centri per l'Asti con Bertoni e Duarte e due errori con Rafinha e Saul per il Real Rieti, Saul che è arrivato stremato sul dischetto del rigore. Hai detto bene, i falli possono diventare veramente determinanti e qui hai preso in pieno anche quella situazione, cioè si è fatto ingolosire Duarte da quella situazione e ha spinto Corsini che era andato in anticipo. Jeff, il lancio per Hector, c'è cioè netto anticipo Nora che protegge l'uscita di Espindola, poi serve Bertoni. Bertoni che punta a Jeff, lo salta, va alla conclusione, palla sul fondo. Bertoni non come in gara 3, un Bertoni un po' spento, oggi in gara 4 potrebbe fare sicuramente qualcosa in più. Nora per Bertoni, ancora Nora all'indietro da Follador, che scambia con Bertoni, poi va da De Oliveira, perde palla De Oliveira, Saul, Corsini, Jeffe. La conclusione di Saul, poi di testa ancora Saul, Ghiotti, vorrebbero un fallo di mano, quindi dell'Asti, credo, terminata a terra Saul, a sua volta lamenta un fallo, palla messa fuori da Ghiotti, da Micoli. Rialza Saul, rivediamo. No, lamenta un fallo probabilmente di Oliveira che a mio avviso non c'era. Però insomma aveva fatto uno stop orientato con il quale si era creato i presupposti per andare a una buona conclusione Saul. Segno evidente che Real Rieti è ancora vivo. Decimo minuto del secondo tempo, Asti che restituisce palla al Real Rieti che l'aveva calciata fuori perché c'era Saul a terra, ora Micoli alla rimessa dal fondo. Zanchetta, Corsini, Saul,
palla in calcio d'angolo perché Micoli l'ha lasciata scorrere, non poteva riprenderla. Buon per lui che non era nello specchio della porta. Eh sì, nel caso Micoli avrebbe dovuto concedere il calcio di punizione all'Asti. Calcio di punizione a due dal limite dell'area. Qui Ramon prova a piazzarla ma la mira è imprecisa. Zanchetta, Saul, Ghiotti. Saul, mezzo a due avversari, va a terra, non c'è fallo. Ramon prova ad andare dall'altra parte da De Oliveira, la chiusura di Corsini nel fallo laterale. Molto intelligente la giocata di Ramon qui, non look, ha visto De Oliveira al centro del campo, ha provato a scaricare il pallone ma Corsini ha seguito l'azione e ancora una volta è stato in grado di difendere. De Oliveira, palla deviata da Corsini in calcio d'angolo, a terra Corsini chiede soccorso, se gli è girato il piede nel tentativo di murare la conclusione di De Oliveira, pure ha messo male il piede ricadendo a terra. E anche questione di stanchezza, delle volte appoggi male il piede proprio per stanchezza, distorsione della caviglia. Mi auguro per lui che non sia nulla, sta giocando un'ottima partita Corsini. Gioco ancora fermo, siamo quasi alla metà esatta del secondo tempo. Asti sempre in vantaggio 2-1. Si rialza Corsini tra gli applausi dei suoi ex tifosi molto sportivi. Ah, il pubblico di Asti, già dirlo, è sempre stato molto sportivo. Bocao non si intende con il suo capitano, allora la rimessa laterale per il Real Rieti. Micoli ha ricevuto da Jeff, il lancio di Micoli a cercare Hector, palla bloccata da Espindola che poi rinvia lungo, di testa a Jeff per Hector, rimessa per l'Asti. Ramon, Bocao, De Luca, Espindola, De Oliveira, messo giù il pallone, De Oliveira, Bocao, che occasione per il 3-1 dell'Asti, clamorosa la sbagliata Bocao. Poteva essere una mazzata per il Real Rieti, anche se c'è ancora molto tempo, siamo appena entrati nell'ultimo quarto di gara, 9.47 al termine, in pratica 10 minuti. Zanchetta ci prova da posizione impossibile, dalla linea di fondo. E crampi per Zanchetta, rivediamo questa azione, bellissimo, il movimento di Bocao che lascia lo spazio per De Luca, voleva la palla di ritorno De Luca, ma è bravo Bocao, bravissimo De Oliveira a servirlo davanti alla porta, la puntata non trova lo specchio della porta. E la partita è ancora sul 2-1, molto molto equilibrata e può succedere di tutto. L'ha anticipata un po' troppo forse, ma anche angolata, l'ha incrociata con la punta del destro Bocao. Adesso è entrato Romano per Rieti. Eh sì, Andrea Romano. Giustamente lui deve tenere i giocatori migliori per l'ultima parte di partita, che è quella determinante. Bravo De Luca qua. Va via Romano, apre per Ramon e il gol di Scimanghigno per il 3-1 all'undicesimo minuto, 10:39. E ancora una volta è stato Massimo De Luca a creare i presupposti per questo gol. Bellissima sua giocata, lo scarico su Ramon che è stato altruista, ha servito sul secondo palo Scimanghigno. Rivediamo, eccolo qua come salta Romano, viene in mezzo a rubare lo spazio, serve Ramon che va sul secondo palo a Scimanghigno che non ha difficoltà a mettere in rete. Veramente un gran gol dell'Asti, perfetta la ripartenza della squadra di Capù. E dunque
Asti che allunga il primo allungo in questa gara per la squadra di Cafu. Batterà proprio Andrea Romano la rimessa laterale, forse avrebbe potuto temporeggiare su De Luca invece di affrontarlo così. De Luca lo ha saltato anche abbastanza agevolmente, non è riuscito neanche a commettere fallo Andrea Romano. Sì, però bisogna sottolineare ora però lo subisce, guadagna un importante quinto fallo da parte di un giocatore esperto come Bertoni, quinto fallo dell'Asti guadagnato da Andrea Romano, che riscatta in parte l'errore su De Luca e poi lascia il posto a Rafinha. Sì, qui ingenuo Bertoni, bravo Romano. Volevo tornare alla situazione prima, giustamente come dicevi te non deve intervenire là Romano, deve temporeggiare, però la bravura di De Luca è che una volta che ha saltato il giocatore ha preso il centro del campo, ha creato i presupposti per una buona ripartenza e quella è la chiave di una buona ripartenza. Portiere di movimento Geffe, come in gara 2 per il Real Rieti, che però stavolta ne deve recuperare due di gol, non uno come al Pala San Nicolò la settimana scorsa. Palla giocata all'indietro per Corsini. Permettimi di dire che non trovo buona questa mossa da parte di Mario Patriarca, mancano 9 minuti e 5 falli e con 5 falli il Real Rieti poteva creare i presupposti per il sesto fallo e con Zanchetta. E rivediamo ancora una volta la bellissima giocata dell'Asti, ma ripeto nasce tutto dalla bellissima giocata di Massimo De Luca. Sì, come in occasione del secondo gol, in quel caso era stato proprio lui poi dopo aver avviato il contropiede a finalizzare con il tocco sul secondo palo, quasi in fotocopia il gol invece adesso di Scimanghigno all'undicesimo del secondo tempo. Zanchetta gira per Geffe, portiere di movimento come in gara 2 sull'1-0 per l'Asti nella ripresa. Qui Hector, c'è il tocco di Nora e la rimessa laterale per la squadra di Patriarca. Entra Bocao come ultimo. Zanchetta per Geffe. Chiama la giocata Geffe. Penso la palla andrà nell'angolo. Esatto. Zanchetta, Hector non riesce a recapitarla sul secondo palo per Saul. Romano non c'è portiere, anzi c'è anche inferiorità numerica, non solo non c'era Micoli, non c'era neanche Jeff in porta perché stava facendo proprio il cambio con Micoli. Zanchetta va via a Romano, arriva Bocao, poi spindola per Romano. Bertoni, ora l'errore di Bertoni, Rafinha, Zanchetta rallenta per permettere l'ingresso di Jeff, ma così il Real Rieti, quando manca ancora tanto, perde il vantaggio dei falli. L'Asti ne ha commessi 5, non ne può più commettere, ma col portiere di movimento la situazione falli si congela, come sapete. Sì, è difficile commettere fallo, anche se può succedere. Nella precedente occasione il giro palla era stato perfetto, ma la palla è arrivata a Hector e lui è un destro ed era in una posizione in cui normalmente si usa un mancino. Rimessa affidata a Nora, intanto chiamato time out Mario Patriarca, ma dovrà attendere. Nicoli, il lancio per Zanchetta, sarebbe il primo time out di questa gara perché nel primo tempo non ce ne sono stati. Bertoni, Nora, De Oliveira, Bertoni, fa girare il pallone l'Asti allargando il campo. De Oliveira per Nora, contromovimento su Corsini, poi errore nell'apertura per Romano, c'è il time out ora di Patriarca. Oh, quando facciamo il giro l'uomo qua è sempre solo, se lui chiude la linea c'è l'uomo in mezzo, possibile che non lo capiamo, qua in mezzo è solo, suona la palla o qui o in mezzo di qua.
Allora, abbiamo sentito solamente un rimprovero da parte di Patriarca. I giocatori, tra l'altro, mi è sembrato che insomma Rapinha non fosse molto d'accordo su quello che dice Patriarca, che aveva ragione, mi avviso che aveva detto che c'era l'uomo libero in mezzo se chiudevano la palla sull'angolo. Il problema è che va letto da dentro al campo questo tipo di situazione. Comunque mancano 6 minuti e 49 secondi, per il momento regge l'Asti con la difesa contro il portiere in movimento. In realtà manca un giocatore mancino lì in fondo al campo, c'è Hector, manca proprio, dovrebbero essere tre mancini da quella parte, oppure giochi tre destri dalla parte opposta. Rafinha, Saul, 6 minuti e mezzo al termine. Rafinha all'indietro ancora per Saul. Hector, Jeffe, tocca per Saul, sull'angolo per Rafinha, ancora Saul. Zanchetta, Saul, palla è troppo ferma per Zanchetta, giro palla lentissimo da parte del Real Rieti. No, ma è facilmente individuabile poi se ferma la palla per la difesa. La palla deve muoversi più velocemente possibile, e anche i giocatori, altrimenti diventa facilmente centrabile. Attenzione, Folladore qui murato da Saul, il tiro di Folladore mentre Jeff recuperava la posizione, rimessa laterale a favore del Real Rieti. Sono passati circa 2 minuti e mezzo di possesso palla per Rieti, senza un tiro in porta, senza un fallo, che come abbiamo detto è difficile. No, ma... con il portiere di movimento, che è la squadra che difende commetta fallo, insomma, ha perso 3 minuti diciamo per provare ad accorciare le distanze la squadra di Patriarca. Ma da fuori è più semplice, però cioè, con 5 falli e 8 minuti io aspetto un altro po', perlomeno tento di arrivare a 6 falli, e poi con un giocatore come Zanchetta ho la possibilità concreta di ottenere un gol. Qui troppo nervosismo da parte dell'Asti, che recupera la palla però non riesce a trovare la via della rete. Saul, Zanchetta, la conclusione respinta da Spindola, poi allontana Folladore in fallo laterale. 5 minuti e 17 secondi al termine, Asti in vantaggio per 3-1, si fa sentire il pubblico di casa che ha riempito fino al tutto esaurito questo palazzetto questa sera, il Pala San Quirico. Saul guadagna rimessa laterale dopo essersi attardato troppo con il pallone tra i piedi. Zanchetta, ancora Saul, Zanchetta gira per Jeffe. Saul vuole il tiro sul secondo palo, Rafinha non riesce nella deviazione da 2 passi, occasione clamorosa per il Real Rieti, la più ghiotta se non l'unica di tutta la ripresa per la squadra di Patriarca. E se qui poco reattivo, questo era un gol fatto, doveva stare solo attento a come arrivava la palla, andava a calciare col sinistro invece che col destro l'avrebbe messa dentro. Troppo grave l'errore di Rafinha. Qui Zanchetta, ancora Rafinha con il sinistro, poi Jeff, numero di Jeff, poi prova ad andare al centro e Spindola con Ani dopo il tocco di un suo compagno giudicato non retropassaggio volontario, e non lo era perché era un contrasto. E poi ci Hector. Sono lamentati sul, attenzione qui, De Oliveira, il palo di De Oliveira dalla sua metà campo, dal dischetto del tiro libero della propria metà campo. Rivediamo il sinistro di De Oliveira, che ha avuto tutto il tempo per calibrare il tiro, certo non è facile da quella distanza, sfortunato in questa occasione De Oliveira. Sì, poi tra l'altro era un'occasione regalata dal Rieti, perché c'era una situazione, attenzione, e qui Bertoni invece non fallisce, trova il 4-1
al 16esimo, 15:55, il gol dell'allungo di Bertoni, 4 minuti al termine. Asti in vantaggio di 3 gol, Massimo, vicinissimo al suo primo scudetto. Sì, francamente devo dire che ha giocato malissimo la situazione col portiere in movimento Rieti, al di là dei 5 falli che poteva gestire sicuramente qualche minuto nel tentativo del sesto fallo, e alla fine al terzo quarto tentativo di palla rubata Bertoni ha colpito dalla distanza, anche se non è ancora finita. Però l'errore, secondo me, è stata la chiave, è stato l'errore di Rafinha prima sul secondo palo, che è stato fondamentale. Quello poteva essere il gol che avrebbe riaperto la partita. Qui il gol di Zanchetta, doppietta per lui, prova a riaprirla, non ci sta ad arrendersi il Real Rieti. Lo rivediamo, Saul per Zanchetta, sinistro incrociato, quando mancano 3 minuti e 50 al termine, 4-2 per l'Asti. L'abbiamo detto, la partita non è finita. Tra l'altro Rieti che ha un cuore enorme, soprattutto sul finire di gara. Asti che ha un po' mollato sul 4-1, probabilmente pensando di averla portata a casa. Adesso rimette dentro Nora per provare a gestire. Vedi, Bocao butta via il pallone, un nervosismo inspiegabile da parte dei giocatori dell'Asti, che hanno un buon possesso palla anche se pressati, e che invece stanno gettando via il pallone. Il pubblico capisce ancora un momento di difficoltà e tenta di confortare i giocatori dell'Orange. Ancora con il portiere di movimento, Jeff ha scambiato con Zanchetta, servirebbe un gol veloce al Real Rieti. Scivola Zanchetta al momento della conclusione, Hector e poi Bertoni, il tiro dalla distanza stavolta è impreciso, disturbato al momento del tiro Bertoni, va a battere la rimessa Jeff e non Micoli, schiaccia per Corsini. Corsini non può tornare da Jeff nella sua metà campo, allora Zanchetta alza dall'altra parte per Saul, che fa segno a Zanchetta che avrebbe dovuto ricominciare da Corsini. Rimessa laterale per l'Asti, 3:22 allo scadere. Partita aperta ancora, perché Rieti fa paura. Rientrato Micoli ora sulla rimessa per l'Asti. Nora perde palla. Bocao, Nora all'indietro per Spindola. Gioca un po' col cronometro l'Asti. Corsini ferma De Oliveira. Saul si ferma per permettere l'ingresso di Jeff, quando mancano 3 minuti esatti al termine. Se fanno il 4-3 diventa una bolgia, perché poi la paura si può impadronire dell'Asti. Attenzione, la conclusione di Corsini deviata da Bocao in calcio d'angolo. Corsini stesso va alla battuta del corner. 2:47 ancora da giocare. Corsini lungo per Jeff, porta palla Zanchetta, ci prova Romano in fallo laterale. Zanchetta alla rimessa, ripreso Romano forse per l'esultanza, che non è permessa l'esultanza. Saul Folladore in fallo laterale, ha trovato l'attimo per la conclusione con il destro. Folador non riesce a tenere la palla per più di 2 secondi l'Asti. Saul, Corsini che si scalcia il pallone con il piede d'appoggio, con il sinistro, si era inserito benissimo centralmente. Lo rivediamo in questo replay di Pietro Sollecchia. Questa è di stanchezza, comunque l'Asti male adesso la fase difensiva. Corsini ha avuto un'occasione d'oro per accorciare ancora le distanze. C'è ancora tempo per le speranze di Rieti. Rientra Jeff al posto di Micoli. Saul, Jeff, Zanchetta, Saul, ancora per Zanchetta, Hector e poi Folladore che spazza in fallo laterale dopo il controllo difettoso. Non era facile comunque controllare quel pallone per Hector. Lo stesso Hector alla rimessa laterale, all'indietro per Saul che torna ad Hector, il velo per Corsini che ricomincia da Saul, Jeff, Saul, Zanchetta, il tiro di Zanchetta, deviazione in calcio d'angolo. Che giocatore, trova sempre l'occasione per andare a tirare e a mettere la palla in maniera pericolosa in porta.
qui il tiro di Corsini passa sotto le gambe di Bocao, ma non tra quelle di Spindola, che riesce a respingere con i piedi. Poi ferma il gioco Malfer perché è rimasto a terra e Spindola lamenta dei crampi alla gamba sinistra. Il portiere dell'Orange Futsal, meno di due minuti al termine. Esperienza. 110 secondi. Qui vuole rompere il ritmo. Considera che manca 1,50. Qui il Rieti va alla conclusione ogni 3 secondi, per cui la partita è ancora apertissima. A tutta la rimessa, Saul scambia con Zanchetta, Corsini, ancora Saul. Fa girare palla la squadra di Patriarca, ma ora ha alzato il ritmo il tiro di Hector sull'esterno della rete, la posizione defilata. Qua Bertoni con Saul che va a proteggere la porta, respinge con il petto, guadagna la metà campo dell'Asti, apre per Corsini nell'angolo per Hector, la deviazione di Bocao in calcio d'angolo. Rimessa per il Real Rieti con Corsini. 1,27, deve far gol in poco tempo per il gol del 4-3 se può recuperare la partita a Rieti. Jeff, Zanchetta, Hector, la chiusura ancora in calcio d'angolo. Corner per il Real Rieti con Hector. Jeff, Saul. Saul voleva il pallone, Corsini. Saul ha preferito scambiare con Zanchetta. Ora Corsini, Hector, ancora Corsini. Zanchetta, il tiro respinto da Espindola, poi la conclusione. Saul credo che abbia sfiorato, no, non può battere lui la rimessa dal fondo, deve battere Jeff. Ultimo minuto di gioco, 59 secondi al termine. Jeff per Zanchetta, deve partire Saul. Ora Saul per Zanchetta, tutti in piedi alla pala San Quirico. Asti, Asti, urla dei tifosi Orange. Corsini, il tiro deviato con una mano, e allora c'è tiro libero per il Real Rieti, la deviazione con la mano da parte di Bertoni che viene anche ammonito. Sesto fallo dell'Asti, l'avevamo detto, è difficile, non impossibile, soprattutto in caso di fallo di mano. Il sesto fallo con una squadra che attacca col portiere di movimento, l'abbiamo visto, il tocco di mano di Bertoni in scivolata. Ammonito dunque al 20° del secondo tempo, mancano 46 secondi al termine. Zanchetta incitato da Corsini alla battuta del tiro libero che potrebbe portare il Real Rieti a meno uno dall'Asti. Viene fatto asciugare il parquet. Va per la tripletta Zanchetta? Eh sì, per la tripletta e per il quarto gol in queste finali. Tutti qui al Pala San Quirico sinora, i 3 gol realizzati in questa finale scudetto da Zanchetta. 2 questa sera e 1 in gara 1. Zanchetta contro Espindola, che ha già respinto un tiro libero di Zanchetta in gara 3 al 10° minuto del primo tempo. E anche in gara 1 qui al Pala San Quirico all'ultimo minuto parte Zanchetta che stavolta non sbaglia, riapre il match a 45 secondi e 4 decimi, tripletta per lui, meno 1 Rieti. Incredibile, questo sport regala delle emozioni impossibili. Adesso sono 45 secondi di speranza per Rieti, di sofferenza per l'Asti che rischia di vedersi sfilare lo scudetto a sottornato. Attenzione perché ancora una volta non c'è gestione da parte dell'Asti e Bocao butta via il pallone. Chiedono l'aiuto del pubblico, i giocatori dell'Orange. E dunque dopo aver parato 2 tiri liberi a Zanchetta, uno in gara 1, uno in gara 3, in gara 3 Spindola non può nulla. Sul terzo tentativo in 4 partite per Zanchetta, ora 35 secondi al termine. Saul dentro per il gol di Hector, incredibile, il 4-4 del Real Rieti con Hector a 31 secondi e 7 decimi dalla sirena. Asti che ha pensato di averla vinta, vedete l'esultanza di Hector per il 4-4, l'incredibile pareggio. Asti che ha pensato di averla vinta sul 4-1 di Bertoni a 4 minuti e 5 secondi dal termine.
E invece il Real Rieti con due gol al 20° minuto è riuscito a trovare il pareggio. Sì, lasciami dire che c'è attenzione, qui c'è attenzione. Corsini, il salvataggio di Romano in anticipo su Zanchetta. Romano, poi Zanchetta per Hector che si allunga il pallone, poteva essere l'occasione a tu per tu con Spindola per il 5-4, incredibile davvero, emozione a non finire. Comunque stavo dicendo, un quartetto sbagliato a mio avviso da parte dell'Asti in un momento del genere, non c'è un giocatore, attenzione. Qui a terra c'è il calcio di punizione, il quarto fallo commesso dal Real Rieti, il fallo ai danni di Scimanghigno. 12 secondi al termine. Qui si fa sentire Malfer con Jeff che è in panchina. Rivediamo l'intervento ai danni di Scimanghigno, non sembrava falloso, comunque fallo fuori area, è il quarto, permette all'Asti comunque di battere un importante calcio di punizione. E adesso vediamo, perché qui c'è un quartetto in campo, c'è De Luca, c'è Nora che probabilmente sarà lui che proverà la conclusione, se non Bertoni direttamente. Parte Bertoni, il tocco per Nora, il tiro di Nora, salvato da Hector, murato da Hector con nemico libattuto. 10 secondi al termine, ultimi 10 secondi, palla per Romano, il tiro di Romano, Micoli che poi lancia per Ghiotti, fermato da Spindola in fallo laterale. Due decimi allo scadere, palla per Hector, si va ai tiri di rigore, incredibile finale davvero al Pala San Quirico. L'Asti era avanti 4-1 quando mancavano 3 secondi e 50 al termine, ovvero al momento del gol del meno 2 di Zanchetta. Sembrava finita, poi quando Bertoni ha realizzato il 4-1 a porta vuota al 17° al minuto 16 e 55, c'erano 4 minuti e 5 speranze per le 5 secondi per le speranze di Rieti di realizzare 3 gol. È riuscita nell'impresa la squadra di Mario Patriarca, trascinata dalla tripletta di Zanchetta che aveva sbloccato il risultato nel primo tempo dopo appena 45 secondi, e poi ha trovato il gol del meno 2 al 17° nella ripresa, 3:50 dalla conclusione, poi con 2 gol nel giro di 14 secondi all'ultimo minuto il Rieti è riuscita a trovare il pareggio con il tiro libero di Zanchetta e con il tocco sotto misura di Hector. Noi ci fermiamo per la pubblicità, torneremo per i tiri di rigore. Si procede ora ai calci. Invitiamo il pubblico anche a occupare i propri posti. Bentornati alla Pala San Quirico, dunque 4-4, dopo i tempi regolamentari si va ai tiri di rigore per la seconda volta in questa serie scudetto. Come in gara 2, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari vinse l'Asti 3-2 ai tiri di rigore, ora 4-4 come nella sfida di campionato al Pala Malfatti del 20 novembre. Ancora un pareggio dunque tra le due squadre che hanno pareggiato tantissime nelle ultime 10 sfide. Sono 7 i pareggi tra Real Rieti e Asti nelle ultime 10 sfide. Questa però è compreso questo. Questa è particolare perché sì, potrebbe assegnare il titolo oppure prolungare la finale scudetto a gara 5, pareggio, la lunga striscia di pareggio è iniziata il 23 febbraio con il 2-2 del Real Rieti tra Real Rieti e Asti al Pala Malfatti. Poi c'è stato in effetti il successo in Winter Cup dell'Asti, quindi mi correggo, è il settimo pareggio nelle ultime 11 sfide tra le due squadre. Poi ancora un pareggio il 6 dicembre del 2014, il 5-5 anche del 12 aprile del 2015, poi il 4-4 il 20 novembre del 2015, poi in Coppa Italia a marzo, il 3 marzo pareggio 3-3, poi vittoria dell'Asti ai tiri di rigore, e anche in gara 2 ha vinto l'Asti ai tiri di rigore dopo il pareggio.
dunque due di questi dei sei pareggi che ci sono stati finora nelle ultime 11 partite sono terminati poi con il successo dell'Asti ai rigori. Vediamo come andrà a finire stavolta. Zanchetta, che non ha tirato il rigore, non se l'è sentita tirare il rigore in gara 2, stavolta va a battere il primo di questa serie, tre tiri per parte, inizia a battere il Rieti. Dunque Zanchetta contro Spindola, fischia Malfer, il tiro, il gol di Zanchetta che porta in vantaggio il Real Rieti. E quando fai gol ai tiri di rigore scarichi tutta la rabbia, perché sai che ormai te hai fatto tutto quello che potevi fare, adesso sta al tuo portiere, ai tuoi compagni fare qualcosa in più. Ora Bertoni contro Micoli, il tiro di Bertoni, il gol. Aveva intuito Micoli. Il pareggio dell'Asti, Bertoni che era andato a segno anche in gara 2, aveva sbagliato invece il rigore, se non ricordo male, a Pescara. Bertoni, poi l'Asti vinse. Geffe contro Espindola, il tiro di Geffe, il gol di Geffe Claudicante, un vero capitano Geffe, stoico veramente, calciato benissimo. Poi ecco, piacciono i giocatori di personalità che si assumono le responsabilità, andate a calciare con sicurezza. Romano contro Micoli, il tiro di Romano, il gol, che rigore da parte di Romano. Anche qui grande personalità, grandi playoff per Sergio Romano. Dunque si va all'ultimo tiro, poi in caso di ulteriore parità si andrebbe a oltranza. Siamo sul 6-6. Hector contro Espindola. Parte Hector, il tiro, la parata da parte di Espindola. E dunque ora il match point scudetto per l'Asti è sui piedi di Bocao. Rivediamo il tiro di Hector, il palo colpito da Hector, sfortunatissimo, no, è Ramon, il capitano contro Micoli. Parte Ramon, il gol, e l'Asti è campione d'Italia per la prima volta nella sua storia, vince, batte il Real Rieti 7-6 ai tiri di rigore dopo il 4-4 dei tempi regolamentari. Un finale thrilling, davvero splendido, Massimo, davvero emozione non finire, onore al Rieti che non ha mollato fino all'ultimo. L'Asti si laurea campione d'Italia per la prima volta nella storia, meritatamente. E facciamo subito i complimenti a Rieti, che ha fatto una gran partita e che ha messo in difficoltà una grandissima squadra come l'Asti, che alla fine ha meritato di vincere lo scudetto, ha sofferto più del dovuto, ha commesso qualche errore, però due grandissime squadre, veramente grandissimo equilibrio, due delle quattro sfide decise ai tiri di rigore, e questo vuol dire qualcosa. Tutte e due le volte però ha vinto l'Asti, che probabilmente aveva qualcosa in più da questo punto di vista. E dunque Asti campione d'Italia per la prima volta, vince il campionato 2015-2016 battendo in quattro partite nella serie finale, nella finale scudetto, il Real Rieti. Rieti che aveva vinto gara 1 qui al Pala San Quirico, poi tre vittorie consecutive dell'Asti e due ai tiri di rigore in gara 2, e questa sera, quando l'Asti sembrava aver vinto la gara a un certo punto, a 4 minuti dal termine, Rieti invece che non ha mollato ancora all'ultimo minuto, come era successo in gara 2, aveva agguantato il pareggio, in quel caso doveva rimontare un solo gol, il pareggio era arrivato a 5 secondi dalla sirena. Stavolta c'erano 3 reti da rimontare per la squadra di Patriarca e 2 negli ultimi 45 secondi. Era riuscita nell'impresa la squadra reatina, ma l'Asti ancora una volta ha prevalso ai tiri di rigore per la terza volta su 3 in questa stagione, dopo il quarto di finale di Coppa Italia e queste in gara 2 della finale scudetto. Sì, c'era qualcosa in più dal punto di vista dei tiri di rigore, evidentemente un po' più di freddezza da parte dell'Asti, anche stavolta Espindola ha usato il trucchetto di non andare subito in porta per innervosire Hector, c'è riuscito, Hector ha sbagliato,
e alla fine ha vinto l'Asti meritatamente, però ripeto, un grandissimo onore al Real Rieti che ha fatto una gara strepitosa. E dunque ci ha raggiunti in postazione Massimo De Luca, migliore in campo di Rai Sport per questa finale. Tra l'altro tu sei anche un ex di questa sfida, hai realizzato anche un gol, insomma hai giocato una grande partita, una soddisfazione doppia se non tripla per te. Sì, no, non ci sono parole per descrivere l'emozione, perché non dovevo neanche giocarla questa partita dopo l'infortunio subito in gara 3. Ho fatto di tutto per esserci, ho stretto i denti e sono troppo contento, sono troppo emozionato, ce lo meritiamo. Lo meritiamo tutti. Una vittoria fortemente voluta, forse avete pensato di averla vinta sul 4-1, avete un po' allentato la tensione e avete subito la grande rimonta del Real Rieti, che ha avuto il merito di non mollare mai davvero. Sì, il Rieti in questa serie ha dimostrato che è una squadra che non molla mai, questo lo sapevamo, abbiamo abbassato la guardia sul 4-1 e ci è costato caro, però a noi piace soffrire, purtroppo la storia di questa squadra dice questo, però va bene, siamo felici, è bellissimo, dedicato a questo pubblico, a questa società, al nostro presidente che ha fatto tanto per noi e a questa città che aspettava da tanto questo momento. Massimo. Allora Massimo, hai fatto una partita straordinaria sotto il piano dell'intensità, sotto il piano difensivo, poi sei sempre andato in ripartenza, hai fatto il gol, hai creato i presupposti per il gol di Cimanghiglio che è stato fondamentale, hai dato una grande mano in fase difensiva, a me sembra insomma sei cresciuto tantissimo come giocatore. Da quando stai in nazionale, da quando sei stato utilizzato in nazionale, hai dimostrato che qui ci puoi stare e ci puoi stare alla grande. Sì, sì, sono contentissimo, ripeto, non dovevo giocare, ho fatto di tutto per giocare, non ero al 100%, ma in queste partite non si sentono dolori, non si sente niente, la voglia di giocare era troppa e niente, sono felicissimo della mia prestazione, soprattutto della vittoria che ci ha portato sul tetto dell'Italia. Senti, ti consiglio il premio e ti mando a festeggiare con gli altri. Complimenti a te e a tutta la squadra. Grazie mille, grazie. Grazie, complimenti a Massimo De Luca, campione d'Italia 2015-2016 con l'Orange Futsal di Asti e migliore in campo di Rai Sport per questa gara 4 della finale, gara 4 decisiva, vinta ai tiri di rigore per 7-6 dall'Asti. Tra poco la premiazione, sono già stati premiati al centro del campo gli arbitri di questa gara 4. E tra poco verranno premiati anche i giocatori del Real Rieti che davvero hanno onorato questa finale scudetto non mollando mai fino all'ultimo, giocando le loro due partite interne sul neutro di Teramo, perché il Palamalfatti non ha la capienza necessaria per ospitare una finale scudetto. E insomma hanno fatto soffrire l'Asti fino all'ultimo, due partite qui al Palasan Quirico, una vittoria, una sconfitta ai rigori, insomma grandissima stagione del Real Rieti, è mancata la ciliegina sulla torta, è mancato il trofeo più importante, è mancata la vittoria che sarebbe stata leggendaria, ma la vittoria invece storica dell'Asti è pienamente meritata, è arrivata dopo un ciclo in cui l'Asti ha dominato la regular season per anni, ha vinto 3 delle ultime 4 stagioni regolari, poi non riusciva mai ad andare oltre le semifinali e invece stavolta è arrivata fino in fondo e ha vinto in 4 partite questa serie finale. Anche un pizzico di fortuna nei momenti fondamentali, perché vincere 2 delle 4 gare ai tiri di rigore significa qualcosa, soprattutto perché una serie di 3 rigori a testa può succedere qualsiasi cosa. Insomma, è stata fortunata ma anche brava, e chiaramente Rieti, ripetiamo, ha fatto un grandissimo campionato e un grandissimo playoff, e complimenti davvero alla squadra reatina, al presidente Pietro Paoli che ha allestito una grande squadra, e Patriarca anche che ha fatto un gran lavoro, gli va riconosciuto sicuramente. Eh sì, sicuramente c'è anche da dire che le due gare che l'Asti ha vinto ai tiri di rigore, insomma il Rieti aveva
come abbiamo già ricordato, raggiunto il pareggio proprio allo scadere in gara 2 a 5 secondi dal termine, l'1-1, e qui in gara 4 era sotto di due gol, appunto a 45 secondi dal termine, con l'Asti che stava letteralmente gettando al vento una partita che aveva già vinto. E tanto i giocatori del Real Rieti che dedicano anche questo secondo posto, ricordano Gennunà colpito ieri dal lutto, dalla perdita della mamma, ha lasciato il ritiro, è tornato a casa. Ora il Real Rieti che viene premiato dal vicepresidente della divisione calcio a 5 Antonio Dario, con Jeff che è andato a calciare il rigore, il secondo rigore del Real Rieti, dopo aver giocato claudicante questa gara 4, la fine, il finale di gara 2 ha saltato gara 3, anche se era davvero impensabile giocare a due giorni dall'infortunio muscolare maturato in gara 2, è riuscita a recuperare per questa gara 4, così come ha fatto Massimo De Luca, stringendo i denti, l'abbiamo sentito ai nostri microfoni, ha stretto i denti ed è riuscito non solo a giocare oggi ma anche a risultare il migliore in campo. Sì, ha fatto la differenza, a parte il gol, ha creato sempre i presupposti per azioni pericolose dell'Asti, ha giocato sempre con intelligenza, con la testa e con il cuore, perché quando hai questi problemi devi giocare anche con il cuore. Io credo che abbia strameritato Massimo De Luca il premio di migliore in campo, e adesso vediamo la premiazione dell'Asti che finalmente, come hai detto te, dopo 4 anni sofferti riesce a raggiungere questo scudetto sofferto. È anche la terza finale di questa stagione, l'Asti che aveva perso le due precedenti, la Supercoppa e la Coppa Italia, entrambe contro il Pescara, e ora vince il titolo. Tra l'altro la finale della Supercoppa stravinta dal Pescara nella gara che ha inaugurato la stagione 2015-2016 del futsal italiano. La invece vittoria del Pescara in Coppa Italia è arrivata ai tiri di rigore nel finale contro l'Asti, vittoria peraltro meritata dal Pescara, che aveva vinto tutte sia nei quarti che nel semifinale nei 40 minuti, mentre invece l'Asti andò ai rigori in tutte e tre le partite, vincendo nei quarti, l'abbiamo ricordato, contro il Real Rieti, in semifinale contro il Caos, e poi perdendo in finale 3-2 tiri di rigore contro il Pescara dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. Dunque Asti che riesce a conquistare il trofeo, lo scudetto, uno dei due trofei che gli mancava. Ora manca soltanto la Supercoppa all'Asti, che potrà giocare contro il Pescara a settembre, ancora una sfida tra le due formazioni. Dunque ora le premiazioni, il presidente Tonelli a premiare i vincitori, mette la medaglia al collo, sta mettendo la medaglia al collo di tutti i protagonisti di questa avventura, li ricordiamo: Espindola, Romano, Follador, Ramon, De Luca, Duarte, Scimanghigno, De Oliveira, Bocao, Bertoni, Nora e Casassa, i 12 che erano oggi tra campo e panchina, e poi ricordiamo anche Zanella, Crema, Casalone, speriamo di non aver dimenticato nessuno, anche Celentano. Dunque Asti, ovviamente il tecnico Cafu, l'Asti che riesce finalmente a coronare il suo sogno, lo scudetto a lungo in seguito, sempre sfuggito in semifinale, l'anno scorso nei quarti, due volte in semifinale, lo scorso anno nei quarti, quest'anno l'Asti vince lo scudetto, e ora il presidente della divisione calcio a 5 Fabrizio Tonelli ha consegnato la coppa, il trofeo nelle mani di Capitan Ramon, che lo alza al cielo nella notte di Asti, e dunque l'Asti campione d'Italia, come vedete in grafica, 2015-2016, per la prima volta nella storia, succede al Pescara che lo scorso anno aveva vinto sempre in 4 partite contro il in finale contro il Caos, anche lo scorso anno il Pescara, come quest'anno il Caos e come quest'anno l'Asti, aveva terminato al primo posto la regular season.
Asti che ha sofferto in questi playoff, sia nei quarti che in semifinale, è stato costretto a ricorrere alla bella e quindi in finale ha vinto in quattro gare dopo aver perso gara 1. Ai quarti ha rischiato davvero brutto, qui è in gara 3 contro Lagogianco, forse avrebbe meritato di uscire quel giorno, giocò veramente male, Lagogianco meritava di più, forse proprio da là ha costruito questo sogno scudetto, un Asti che ha perso 3 partite proprio ai playoff dopo averne persa solo una negli ultimi 6 mesi, per cui playoff molto equilibrati, molto difficili, però alla fine il carattere e la voglia di quest'Asti e soprattutto l'esperienza di giocatori come Nora, Bertoni e Duarte che ne hanno vinti davvero tanti di scudetti hanno trascinato la squadra del presidente Giovannone alla vittoria finale. Nora, l'abbiamo ricordato, il giocatore più titolato d'Italia diventa questa sera con 6 scudetti e vinti, nessuno è riuscito a vincerne tanti. Ecco qua i giocatori che ora vanno a esultare davanti ai propri tifosi. E dunque l'Asti campione d'Italia, noi siamo in chiusura, vi ricordiamo l'ultimo appuntamento stagionale con il calcio a 5 mercoledì prossimo, mercoledì della prossima settimana, dunque tra 8 giorni, mercoledì 15 alle 20 su Rai Sport 1, l'ultima puntata della nostra stagionale, della nostra rubrica sul calcio a 5 dedicata alle finali scudetto maschili e femminili, dunque 7 gare, le 3 gare della finale scudetto femminile vinta dal Montesilvano che si è laureato campione d'Italia per la seconda volta nella sua storia, e poi le 4 gare di questa serie della finale maschile vinta appunto dall'Asti per la prima volta nella sua storia. Ringraziamo e salutiamo in regia Pietro Sollecchia, ringraziamo tutta la squadra tecnica che ci ha accompagnato in questa stagione come sempre impeccabile, ringraziamo voi che ci avete seguito da casa, da Fabrizio Tumbarello e Massimo Rocconi, una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.